Buongiorno a tutti. Lascio subito la parola al direttore per l'appello. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Di Egidio, Ferrauto, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Pompei, Principato, Rinaldi, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Quattordici presenti, 10 assenti, più la Presidente. Non ci sono giustificativi? No. No. Ok. Buongiorno. Allora, i tre scrutatori di oggi saranno il consigliere Giannone, il consigliere Rinaldi e il consigliere Ciancio. Prima di iniziare la seduta di oggi, che ricordo essere per la proposta di deliberazione per espressione parere ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo sulla proposta numero 162 del 2018, approvazione bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e del piano triennale delle opere pubbliche 2019-2021, vi informo che sono pervenuti ieri mattina, come deciso nella conferenza dei capigruppo, gli ordini del giorno dai gruppi consigliari, e ne sono pervenuti 8 dalla consigliera Cerquoni, Lega Noi con Salvini, sono quello dall'1 all'8, ce ne sono dal numero 9 al numero 17 del gruppo PD, e poi ci sono quelli presentati dal consigliere Toti di Forza Italia dal numero 18 al numero 25. Allora, possiamo iniziare, ho richieste anche di interventi di 30 minuti, quindi preparati. E possiamo intanto iniziare il consiglio con la relazione di chi illustra? Consigliere Pompei? Bene, facoltà di parola. Grazie Presidente, buongiorno. Cercherò, vista anche la presenza del nostro assessore, quindi cercherò di essere estremamente breve e sintetico. Diciamo che è stata una settimana un po' di passione, perché praticamente la proposta ci è stata inviata il 19 di novembre, abbiamo potuto averla il 20, quindi praticamente, tra l'altro, non era nemmeno completa il piano operativo di gestione, cioè l'elenco delle spese l'abbiamo dovuto estrarre direttamente, quindi c'è stato un po' di tempo. Siamo riusciti comunque molto velocemente a fare ben due commissioni congiunte, e poi ieri abbiamo concluso con l'esame del piano operativo di gestione da parte della commissione sesta. Esaminato così, con il tempo dato a disposizione, abbiamo pensato che il piano operativo di gestione proposto dalla Giunta Capitolina avesse bisogno di alcune integrazioni. Le abbiamo formulate e votate nella seduta di ieri, e quindi ecco, a questo punto c'è soltanto da
a questo punto c'è soltanto da aprire la discussione, perché la sintesi, penso, la breve storia l'ho raccontata. Grazie Presidente. Allora, abbiamo qui l'assessore e ricordo a tutti che in apertura ci può essere appunto la relazione dell'assessore e anche la relazione del Presidente della Commissione o qualcuno da lui delegato e poi può intervenire anche per 10 minuti l'assessore. Io approfitterei dell'assessore se lui è d'accordo per un intervento, approfittiamo per un intervento e cederei a lui la parola. Trattandosi di bilancio, ci può spiegare meglio cosa andiamo a votare. Grazie. Grazie e buongiorno a tutti. Allora, io volevo prima di iniziare la discussione sul bilancio ringraziare tutti i consiglieri, maggioranza e opposizione, in quanto mi rendo assolutamente conto che avere 10 giorni di tempo, anche meno, per la discussione su un bilancio è veramente poco, molto poco. Questi 10 giorni derivano da un regolamento di contabilità del Comune di Roma che dire datato è veramente un complimento, stiamo parlando degli anni 90, c'è un regolamento vigente degli anni 90 e ancora non è stato modificato e questo certamente non può essere più giustificabile, questa è la verità. Quindi 10 giorni per un municipio sono veramente pochi. Quindi ringrazio a voi perché in 10 giorni avete dovuto fare commissioni e cercare di analizzare nello specifico tutte le voci per poter esprimere osservazioni e pareri. Adesso vorrei entrare un po' nello specifico sul bilancio. È chiaro che non mi metterò a descrivere voce per voce, perché sarebbe tedioso e non voglio stare qui fino a mezzanotte. Però voglio darvi alcune indicazioni, così che il Consiglio possa essere un po' cosciente della relazione da parte mia e che rappresento la Giunta qua. Allora, voglio iniziare un po' dal titolo secondo, ossia dagli investimenti. Titolo secondo, per chi non lo sapesse, tutto ciò sono opere nuove o opere comunque che ridanno un valore a un bene che già esiste o completamente nuovo. Ed è, diciamo, la parte del bilancio che esprime più fermamente la visione politica di una giunta o comunque di una maggioranza. Io voglio dare alcuni dati. Nel 2018, con l'approvazione del progetto di bilancio sul titolo secondo, quindi per investimenti, la giunta comunale aveva proposto un riconoscimento al municipio settimo di 2 milioni di euro. Ad oggi, con il progetto approvato dalla giunta per il 2019, li ha raddoppiati. Siamo arrivati a quasi 4 milioni di euro. Do questo dato perché c'è stato effettivamente un incremento sul titolo secondo. È inutile prenderci in giro, nel senso, in linea generale siamo oltre i 32 milioni come bilancio e il titolo secondo, gli investimenti, sono un po' più bassi perché derivano da entrate specifiche e quindi rispetto al 2018 noi come progetto di giunta c'è stato un raddoppio dei fondi. Voglio essere ancora più chiaro, è normale che durante l'anno, nel 2018 stesso, ci sono stati molti incrementi sugli investimenti, tant'è che oggi, quindi a fine anno, abbiamo quasi 8 milioni di euro, quindi c'è una tendenza ad accrescere durante l'anno gli investimenti, anche perché con molta sincerità i dipartimenti dal livello centrale trovano un po' più di difficoltà rispetto ai municipi ad impegnare a spendere le opere, perché sono abbastanza complesse. Quindi c'è questa tendenza. Ad oggi nel 2019, quindi dicevo, c'è stato un raddoppio completo da parte sul titolo secondo degli investimenti, passando da 2 quasi a 4 milioni. E voglio specificare, perché rappresenta comunque una visione politica, cosa è stato finanziato già sin da subito. Sono stati finanziati, abbiamo iniziato sostanzialmente con continuare quello che abbiamo iniziato già nel 2018 relativamente ai mercati. Nella nostra visione il riprendere e ridare vita ai mercati rionali è tra i punti centrali,
Ricordiamo che nel 2018 stiamo completando ad esempio il mercato Quarto Miglio, l'abbiamo ripreso tutto e tra un po' verrà completato. Stiamo dando in progettazione un mercato Metronio adesso e quindi poi successivamente vedremo come si andrà avanti, e un altro mercato, oltre ai vari interventi che abbiamo fatto nei vari mercati, un altro mercato su cui è quasi già pronta la progettazione sin da ora è il mercato di Piscine di Torre Spaccata, che trova finanziamento proprio nel bilancio 2019 già approvato. Quindi questa è una parte. L'altra parte è certamente la questione delle ciclabili, che uno può essere d'accordo o meno, ognuno ha i suoi propri indirizzi e le proprie visioni. Da parte nostra ci siamo sempre presentati durante la campagna elettorale come programma per il sostenere una mobilità abbastanza sostenibile, in cui si prevede sostanzialmente un incremento delle piste ciclabili. Piste ciclabili nel settimo municipio ci sono, non è che li inventiamo noi, assolutamente, sono state fatte anche in precedenza. È chiaro che non c'è un collegamento unico, non sono unite. E noi tenteremo, sia quest'anno nel 2018, perché ci sono finanziamenti sulle piste ciclabili e se andate a spizzare anche le direttive di giunta potete trovare gli indirizzi su dove verranno investiti i soldi che sono presenti già oggi in bilancio nel 2018, ma anche per il 2019. Quindi la volontà è quella di creare una rete ciclabile e un po' che possa congiungere, ci auguriamo, alla fine della consiliatura, tutto il municipio. Questo è l'obiettivo nostro, per dare la possibilità a tutti di utilizzare mezzi alternativi alle macchine e dare di fatto la possibilità a realizzare, cosa che senza infrastrutture non può essere fatto. Quindi stiamo andando su questa direzione, questa è la nostra visione sulla ciclabile. Poi c'è anche altra. Nello specifico voi trovate sul bilancio 2019 approvato anche la riqualificazione del Quadraro, un quartiere. Noi abbiamo voluto iniziare da un quartiere Quadraro, perché è un quartiere molto antico, storico, che ha delle problematiche di viabilità e che è completamente intasato dalle macchine. E volevamo dare la possibilità, come era un po' in passato, ai cittadini di poter scendere sotto casa e poter vivere il quartiere, anche passeggiando, quindi creando delle aree, delle isole pedonali per poter consentire alla cittadinanza di poter usufruire del proprio quartiere e non ritrovarsi affacciandosi da un balcone a vedere sostanzialmente una rimessa a cielo aperto. Questo è. Quindi lì c'è un primo stralcio della riqualificazione del Quadraro con aree pedonali, verranno finanziate due aree pedonali su quello. A seguito, sono già in conferenza servizi, quindi la progettazione è già in conferenza servizi, quindi è uno stato molto avanzato. E in ultimo poi abbiamo quindi la visione di dare spazio alla cittadinanza per poter scendere, passeggiare e vivere il proprio quartiere, evitando di trovare soltanto delle isole nei centri commerciali, è un altro punto centrale della nostra amministrazione e del nostro programma. E poi certamente non potevano mancare le strade, in linea generale. È chiaro che lì il rifacimento stradale è stato approntato 1 milione di euro, quindi per il rifacimento di natura straordinaria delle strade, perché poi il rifacimento stradale di natura ordinaria si trova anche nel titolo primo, quindi non è solo quello che col bilancio noi investiremo sulle strade per il rifacimento stradale. Questo è in linea generale. Ho accolto molto favorevolmente le osservazioni che io vedo qua sul titolo secondo effettuata dalla Commissione, perché è in linea con quello che noi non solo come municipio siamo in grado di spendere, di progettare, di impegnare e di realizzare, ma anche con gli indirizzi. Ecco, qualcuno potrebbe pensare, ok, avete un bilancio di 4 milioni ma fate osservazioni sul titolo secondo per quasi 6 milioni e mezzo. Ebbene, siccome quest'anno noi abbiamo avuto un incremento molto importante sul titolo secondo, è bene che il Consiglio sin dal principio si esprima, qualora ci fossero ulteriori incrementi, dove quei soldi vuole che si investano. Ecco il motivo per il quale io ho
ricevuto con favore tutte queste osservazioni, perché riguardano sempre sulle palestre, anche sui mercati, ancora sui mercati, sul patrimonio e l'intervento su aree ludiche, quindi sui parchi, sul verde. Sono temi certamente che sono condivisi da tutti, non è una questione di maggioranza o opposizione. Quindi con favore io ho letto queste osservazioni. Diciamo che anche nel 2018 io con questi fondi che già ci sono, io posso dire continuare quel percorso di bilancio partecipato iniziato anche quest'anno e che già trova per i 400.000 euro che avevamo messo a disposizione della cittadinanza per la realizzazione di nuove opere, già copertura nel 2018, ma siccome ci sono state altre opere proposte, noi con già questi 4 milioni possiamo realizzare alcune delle opere che sono uscite anche dal bilancio partecipato, oltre quelle tre che sono state approvate. Quindi continueremo a realizzare le opere proposte nel bilancio partecipato. Entro adesso nel titolo primo. Nel titolo primo sono circa quasi 27 milioni di euro, qui che si aggiungono quindi ai 4. Io voglio dare un esempio. Assessore, la devo solo richiamare sui tempi, se possiamo stringere un pochino. Sì. Presento il bilancio, Presidente. Lo so, penso che infatti nessuno si lamenterà, però devo dirlo. Sul titolo primo io voglio innanzitutto sottolineare come, a differenza del passato, il sociale nel 2018 non ha avuto mai carenze, non sono mai mancati dei fondi per la copertura dei servizi e anzi abbiamo aumentato la qualità e la quantità dei servizi erogati agli utenti di fascia ovviamente debole. Infatti posso prendere un esempio, gli OEPA, gli ex AEC, cioè i bambini disabili nelle scuole, la garanzia del diritto allo studio. Noi siamo passati dal 2,8 milioni finanziati nel 2015 a 4,3 milioni nel 2018, che sono stati assolutamente confermati nel 2019. Quindi c'è un'attenzione. Anche aumentando le ore, perché sono state aumentate le ore, c'è stato poi, io leggo anche nella, come indicazione politica sul sociale, un incremento delle domiciliari dell'indiretta rispetto alla diretta. L'indiretta, per chi non lo sapesse, è un servizio fornito senza il tramite di cooperative sociali che forniscono il servizio, ma è dato un contributo direttamente all'utente che poi provvederà a rendicontare. Quindi non c'è il passaggio delle cooperative. In alcune ipotesi questo è possibile perché sta alla scelta dell'utente, in altre ipotesi invece non è possibile perché la natura della patologia dell'utente non consente la possibilità di autoregolarsi, diciamo, e gestirla. Poi voglio dire anche altre cose, come di natura politica, per esempio sullo sport noi avevamo zero e adesso in questo bilancio abbiamo 55.000 euro, sono pochi, e da zero a 55 diamo anche un incremento sulla questione sportiva, come anche sulla cultura abbiamo quasi 100.000 euro quest'anno e partivamo da poco all'inizio della consigliatura, quindi abbiamo dato attenzione anche a questi aspetti. E poi un punto importante è anche la questione della legalità. Noi abbiamo investito quasi 550.000 euro nel 2018 e sono presenti anche nel 2019 per quanto riguarda la lotta all'abusivismo, che sia esso edilizio o commerciale. Infatti ad oggi in bilancio nel 2019 ci sono quasi 550.000 euro che possono essere investiti su questo e che procederemo a fare, come è stato fatto anche nel 2018. È una visione, chiaramente, al di là delle singole voci. E poi continueremo anche abbiamo 450.000 euro sul verde, ad esempio, sono pochi? Secondo me sì, assolutamente, però già qualcosa, è qualcosina, possiamo intervenire anche efficientando questi fondi, in quanto in passato noi avevamo soltanto una ditta, già dal 2019 avremo tre ditte contemporaneamente che saranno più agili nell'intervento anche in emergenza che il territorio richiederà.
E poi continueremo sulle strade, a rifare le strade, ne abbiamo fatto una cinquantina, continueremo a rifarle. Investiremo anche sugli edifici scolastici sempre di più, perché è importante anche questo. E diciamo che anche su questo aspetto le osservazioni realizzate dalla Commissione, approvate dalla Commissione, vanno in direzione, perché è vero che i soldi ci sono, ma se ne avessimo un po' di più, e su queste, l'indirizzo della Commissione è stato chiaro, su questo noi potremmo essere ancora più efficienti. Quindi in linea generale il discorso sul bilancio è un bilancio positivo, che ci consente di andare avanti e di realizzare il nostro programma, sebbene ovviamente saremmo stati un po' più contenti se ci avessero dato di più. Io lascio la parola al Consiglio. Grazie. Ci sono interventi, cominciamo con quelli da 30 minuti. Allora il primo è il consigliere Ciancio. Grazie Presidente, consigliere, è la prima volta che prendo 30 minuti per un intervento, quindi me la prendo abbastanza comoda, con tranquillità, senza... però una cosa la voglio fare, quello di mettere almeno il tempo, così mi do un po' delle regolate in merito. Ha detto bene l'assessore che ci sono, la strada è stata lunga e i numeri sono importanti. Io devo dire che il bilancio che la sindaca Raggi e la sua giunta ci ha trasferito per me e per il nostro municipio è da bocciare, ma da bocciare solennemente. Perché? Perché è un bilancio che non prevede alcuna risorsa per la manutenzione delle nostre scuole e non solo. La situazione è molto grave e presenta dei numeri assolutamente inadeguati. A dirla tutta, per me la cosa più grave è quella che non è stato fatto alcun percorso preventivo, alcun percorso di costruzione del bilancio di previsione 2019-2021, sia con i consiglieri di maggioranza, perché non ricordo nessuna commissione in cui si è portata preventivamente un progetto, sia con i consiglieri di opposizione, non tutti direi, ma sicuramente molto. Quindi questa è la cosa che mi sovverte un po', pure per il fatto che ho visto portare in commissione argomenti, relazioni, risoluzioni, atti, ma rispetto al progetto, al percorso che ha fatto l'assessore, la sua giunta, per portare al Campidoglio tutti gli atti e tutti i progetti e tutte le schede, non è stato fatto nulla. Non perché la minoranza dovesse dettare la linea, assolutamente, ma per la conoscenza puntuale di quello che era il percorso del bilancio. Mi domando infatti caro assessore, mi domando se la bonifica d'amianto e rifiuti speciali pericolosi alla salute pubblica negli asili nido, nelle scuole primarie e secondarie del nostro municipio sono una cosa grave o no? Meritano un minimo di investimento? La precedente amministrazione aveva avviato un puntuale percorso che puntava a mettere in sicurezza le scuole attraverso i finanziamenti richiesti alla Regione Lazio. Ha permesso a voi, a questa maggioranza, di spendere le risorse per la messa in sicurezza di molte scuole del territorio. Con questo bilancio tutto è interrotto. Zero finanziamenti ai plessi scolastici, zero. E nulla è valsa... E nulla, dico, è valsa. E nulla è valsa, caro assessore, la nota integrativa da lei inviata alla Direzione Generale per la Programmazione, che chiedeva altri investimenti in conto capitale sul titolo 2, quello che ha citato prima, che chiedevano risorse per le nostre scuole. A nulla è valso. Forse si sta dimettendo il responsabile, o già è andato via, per le difficoltà che si sono verificate. Ci ritroviamo quindi
nel titolo 2, negli investimenti pubblici, gli investimenti per opere pubbliche, solamente 4 interventi che l'ha citati lei. Non voglio contestare le scelte, mi è stato detto in commissione che si sta seguendo il programma. Giustamente, una maggioranza deve fare quello che ha detto ai cittadini. È vero che poi cambiano le carte, una volta si dice una cosa, poi si cambia, poi si torna indietro. Questo a livello generale un po' tutti, però in un municipio che riceve un bilancio derivato dal Campidoglio e qualcuno se ne lamentava, perché noi stiamo approvando un bilancio complessivo. La cosa più importante per me, lo dico e lo ridirò sempre, è fare un bilancio partecipato anche nelle commissioni, anche se diciamo di no, anche se io dico di no alle piste ciclabili, perché è giusto però che venga presentato il progetto. Si dice no, assolutamente non c'è nulla, non c'è il progetto, come non c'è un progetto? Se si accende un mutuo, se si deve fare un mutuo, vuol dire che i nostri uffici hanno già elaborato un progetto per tutte le piste ciclabili, e già ne abbiamo fatto una sulla Tuscolana, vedremo i risultati alla fine, se sono cose buone verranno fuori, ma se qualcuno sbaglia se ne deve assumere le responsabilità. Quindi onestamente, tra gli asili nido, tra le scuole primarie, in cui alcuni altri interventi potevano dare risultati di tranquillità per le famiglie, è una nuova pista ciclabile, credetemi, in questo momento, anche se io sono uno favorevole alle piste ciclabili, c'era da fare una discussione politica. La nota aggiuntiva che ha mandato lei è tardiva rispetto alla spedizione che si è fatto di tutto il pacchetto di quello che il nostro municipio desiderava, perché rispetto al 3 settembre è stata spedita ad ottobre. Quindi è ovvio che poi non ci accontentano, perché i tempi della politica diventano anche tempi di partecipazione e di coinvolgimento, manutenzione straordinaria delle strade, delle piazze, altro mutuo, l'ha raccontato lei, riqualificazione del mercato piscine torre spaccata. Cioè io capisco, dappertutto c'è, ma mi si dice abbiamo fatto con i comitati, ma le commissioni non rappresentano più un momento in cui la spesa per un triennio rappresenta un momento importante per raccontarle. Vedete, io ritengo che su tutte tante voci possiamo discutere, ma come diceva l'assessore prima, la scuola deve poter trasmettere a tutti, dico a tutti, studenti, insegnanti, genitori degli studenti, perfino ai passanti, una condizione di serena, di un lavoro sereno che si fa all'interno della scuola. Una scuola fatiscente, immersa nel degrado, dà subito l'idea di qualcosa di provvisorio e appunto in via di disfacimento, ed è più importante. E per questo ho sollecitato e volevo sollecitare, io guardate, non ho presentato nessun ordine del giorno perché ritengo che non sia l'aula il momento in cui alcune scelte vanno fatte. Io ho scritto molto, ho studiato parecchie cose e vorrei raccontarvele, però ritengo che l'inversione era quella che rispetto al percorso, che lui ha chiamato bene, assessore, il percorso che lei ha fatto da maggio per arrivare alla presentazione delle schede, doveva essere supportato da un consenso generalizzato, almeno per quello che diceva lei, le scuole. E proprio per questo la scuola deve poter invece comunicare la propria autorevolezza anche attraverso quello che si fa in esse e quello che le istituzioni decidono di fare. La sua dignità sta in questo, la visione di un luogo adibito allo studio, quindi alla crescita culturale degli individui, e spesso questo si presenta in modo alquanto sgradevole sia per le famiglie. Io ho provato a guardare in altri luoghi le scuole, i bagni, e l'altro giorno è caduto un controsoffitto in una scuola di secondo grado. La situazione è pesante. Allora,
in questo momento, lo dicevano altri consiglieri di minoranze, e si arriva sempre alla bagarre, perché sembra che le minoranze vogliono dire le cose per fare ostruzionismo. No, abbiamo detto, rispetto a una 1.200, 1.200.000 per nuove piste ciclabili, ma anche se noi portavamo a casa il risultato di tre interventi di bonifica, per quello che lei ha individuato nelle note aggiuntive, secondo me avremmo fatto cosa buona e giusta. Invece questo no. Le scuole si presentano anche oggi, dopo questo bilancio, con uno scarto ancora enorme tra quello che è la struttura fisica, quindi stabili, infissi, impianti, banchi, gestione degli spazi, e quello che è la presenza delle persone. Spesso l'uno è deficitaria nei confronti dei bisogni dell'altro, pur mantenendo, dico, e lo dico perché in quest'aula ci sono degli insegnanti, un livello ottimale di insegnamento e di apprendimento. Si posiziona in netta sintonia con le situazioni di una negatività che continua ad affossarsi. In pratica possiamo affermare che una scuola fatiscente continuerà a corrispondere una sorta di degrado, caro Assessore. Io non mi voglio dilungare, cioè sulle scuole potrei raccontarvi tutto quello che ho scritto, il fatto che non hanno l'agibilità statica, oggi 6 su 10, vorrei capire in questo municipio quale hanno l'agibilità. È una cosa grave, cioè continuare a portare i nostri figli, i nostri ragazzini in luoghi che non hanno né il nulla osta per l'antincendio né il certificato di idoneità statica. Non dico i numeri, lo analizzate e li potrei raccontare a tutti voi, ma nel bilancio andiamo ai numeri perché non solo ai 4 mutui, ma la richiesta titolo 2 per il 2019 sui titoli IAN, IDP, una serie di richieste infinite fatte, però abbiamo portato a casa poco o niente. Su 20.677 euro abbiamo portato a casa zero per l'anno 2019. 2020, richiesta sempre per interventi che riguardano IPD, IIE, IIM, IMC, ISM, pari a 20.883. Questo è un lavoro di gratificazione che io devo fare agli uffici, che sono pronti a realizzare le schede e avviare il percorso sin da maggio per poter presentare questi numeri. Quindi un grande lavoro che fanno gli uffici, e naturalmente la parte politica poi dovrà decidere e spingere rispetto ad alcune voci rispetto ad altre. Zero. 2021, stesse richieste. Insomma, un totale di 64 milioni di euro sul titolo secondo, zero. Portiamo a casa alcune cose importanti che leggo sui giornali, ma che poi io non so se avranno la capacità di spenderli. Ha debuttato il nostro assessore dicendo che il regolamento è sbagliato, il regolamento per la formazione del bilancio di Roma Capitale è sbagliato, perché ha dato poco tempo a noi per decidere. Che cosa potevamo decidere anche in 10 giorni? Ma che cosa dovevo decidere? Ha deciso tutto lei. Se avete cambiato il regolamento per la parità di genere, lo statuto di Roma, il regolamento per le biciclette nei condomini, il regolamento di tutto, ma dico, perché non avete cambiato anche il regolamento sulla formazione del bilancio? Dico, perché? Era conveniente anche per tutti i consiglieri che si applicano vivamente dalla mattina alla sera in questo municipio. Potevano quindi cambiarlo invertendo il modello. No. C'è una giunta del municipio che da maggio ha avviato un percorso e fa partecipare solo pochi a questo percorso, e non è una cosa buona e giusta, perché io vorrei di nuovo
quello che chiedevate quando eravate opposizione, io ho garantito il numero legale tutte le mattine con la consigliera che è presidente, in tutte le commissioni di cui facevamo parte, per trasparenza e impegno, e chiedevamo la diretta streaming nelle commissioni. Vorrei che ci fosse la diretta streaming nelle commissioni. Perché? Perché così smascheriamo chi si vuole nascondere dietro alcune posizioni errate. Uno ogni tanto dovrebbe avere il coraggio di dire: ci siamo sbagliati. Ci siamo sbagliati con il reddito di cittadinanza. Ci siamo sbagliati con alcuni atti importanti che questo governo sta attuando. Poi c'è da dire, leggo dai giornali, il nostro bilancio deriva essenzialmente da risorse che dovranno arrivare. Dovranno arrivare dallo Stato e dalla Regione. 40 milioni di euro, nuovo slancio della mobilità, Grab. Se non li prendiamo adesso, ne prendiamo più. Prendemoli. Prima di tutto, io non parlo romano, però io diamo un'idea di quello che è la situazione. 40, no, magari ci avessimo avuti prima. Il Grab, le piste ciclabili, la salvezza del mondo. No, ragioniamo invece sul trasporto di più, su quello che avete avviato, cioè perché qualcosa si tende a fare, cioè filobus, tram, tutto il sistema diverso. Garantiamo prima i servizi. La pista ciclabile sul raccordo sulla Tuscolana diventa, iniziamo adesso a vedere l'esperienza della Tuscolana, quello che diventerà, però attenzione, se noi ci accorgiamo che abbiamo sbagliato, cioè qualcuno si accorge, o forse qualcuno si è pure dimesso per questo, non lo so se si è dimesso per questo o per che cosa, deve avere il coraggio di dire: rimetto io i soldi di tasca, perché così si fa. Guardate che chi si avventura a fare la professione libera oggi, lo dico e per questo ringrazio gli uffici, devono avere un RC professionale, perché quando sbagliano qualcuno deve pagare. Non lo chiedo da adesso, assessore, io lo chiedo da sempre questo. Io lo chiedo da sempre. Quindi ritengo che se ci accorgiamo poi sulla Tuscolana che abbiamo salvato un ambito che era forse quello dei mercati, se fossero poi disposti in luoghi idonei, questo non è avvenuto, e diventa poi un imbuto pazzesco come via Emanuele Filiberto, che telefonano dall'Austria un altro poco per dire: ma che è successo a via Emanuele Filiberto con i cordoli centrali, una coda infinita di macchine? Prima devo risolvere il problema della produzione industriale degli autoveicoli, perché è naturale, non si può pensare oggi di mettere le strisce blu a via Magna Grecia e a via Appia anche per i residenti, come l'avete già fatto per Corso Trieste. Assolutamente no. Andiamo avanti, nuove piste ciclabili, impianti semaforici per gli attraversamenti pedonali a LED, isole ambientali, priorità semaforiche, strisce pedonali a LED, messa in sicurezza di incroci più pericolosi, varchi ZTL. Questo riguardava il piano della mobilità. 294 milioni di euro la nuova cura del ferro. Veramente questo aveva avviato un grande consigliere, se chi non lo conoscesse, io lo stimo molto, era il consigliere Tocci, lo conoscete? Walter Tocci ha fatto questa proposta, anche un democristiano l'aveva proposto, era un progetto Cogefar di buonanima. Benissimo. Completamento della metro C, ammodernamento metro A e metro B, manutenzione dei tram e i collegamenti filotranviari. Ecco, corridoi della mobilità. Su questo bisogna riguardare un po' il PRG. Non comandano i corridoi della mobilità disegnati da qualcuno che di notte fingeva di dire una cosa e di giorno ne diceva un'altra. Diciamo che la stella, la cometa è il piano regolatore generale. Diciamo che prima si devono fare gli interventi del PRG, quelli che restano lì appesi sulla carta. Lo vogliamo dire tutti insieme, il piano regolatore generale è di tutti, eh? Una volta che è approvato bisogna fare quelli. Quelli sono i veri corridoi della mobilità.
quello che parte da Via Appia e arriva davanti all'IKEA, passando per Gregna e Sant'Andrea. Non quello che parte da Morena per andare su a nord costeggiando un'area così pregiata, dove lì si può fare la pista ciclabile, lo dicono e l'abbiamo detto tante volte. Guardo il tempo per darmi una regolata su quello che ancora devo dire, perché rigetto questo 19 minuti, Presidente, quindi ancora ho 10 minuti, ho tanto da dire e ritengo che sia giusto raccontare il lavoro che è stato fatto, perché vorrei arrivare a un discorso molto caro a questo territorio. Potevo fare un ordine del giorno, ma ho detto prima all'inizio, io l'ordine del giorno non lo faccio, né tantomeno faccio la Scala Santa. La sapete che cos'è la Scala Santa? La Scala Santa è quella che sta a San Giovanni, naturalmente tutti visitano con penitenza. Non voglio pagare pegno. Vedete, quando qualcuno voleva chiedere qualcosa all'ex non municipio faceva la Scala Santa. Io non l'ho mai fatta la Scala Santa. Voleva dire salire su in presidenza e mettersi d'accordo su un ordine del giorno, su un emendamento. No, conosco e stimo la Presidente, per cui non lo voglio fare. Ma se in commissione da un Presidente quale l'autorevolezza e la sensibilità lavori pubblici che sta innanzi a me avesse portato all'attenzione, o meglio avesse detto abbiamo un'apertura perché vogliamo presentare e avere certezza che il teatro di Villa Lazzaroni potesse avere i 180.000 euro che avete richiesto, li avete richiesti, è stato presentato, quindi richiesta per il 2019. Avete richiesto 180.000 euro per il teatro di Villa Lazzaroni, perché in una situazione di assoluto di urgenza bisogna chiuderla, altrimenti non vi aspettate che un'associazione possa mettere i soldi per mettere le sedie, le poltroncine e l'attrezzatura, e si degraderà. Allora c'è una piccola priorità: era necessario avviare non quella discussione sull'avviso pubblico, come doveva essere, ma una cosa molto importante di scelta, quella di dire metteremo 4 denari per realizzare le poltroncine del teatro di Villa Lazzaroni. Mi domando, con tutte queste risorse, visto che arriveranno, tutto quello che dovrà ancora essere richiesto alla Regione Lazio dovrà arrivare, noi come municipio dobbiamo aspettare per l'apertura, dopo che abbiamo speso tutti quei quattrini, quando qualcuno diceva che erano stati perpetrati chissà quali stravolgimenti, quali fondi non rendicontati, tutto a posto, è finito, lì è nuovo, le fotografie stanno sul giornale, Repubblica ha pubblicato l'interno del teatro, però non è attivo. Abbiamo fatto una falsa apertura, ma non c'è nulla di niente, perché se la Presidenza della Commissione Cultura, Presidente della Commissione Lavori Pubblici, avesse posto in essere invece con una sana minoranza, dove non siamo, come dire, estranei, noi diciamo di sì quando una richiesta forte, avanzata da più forze politiche, non dicono mica di no, Non c'è più il bilancio d'aula, ma non è vero che dicono, a certi parametri non dicono mica di no, Se è vero che il Campidoglio ha fatto tutto all'oscuro di quello che voi pensavate, non è vero che il Campidoglio ha fatto tutto all'oscuro del Campidoglio. Altrimenti, mi riferisco poi a uno degli atti più importanti che è stato raccontato dal capogruppo Pentastellato. Riapertura di via di Quarto Miglio, 70.000 euro per fare l'esproprio di quel terreno, una strada utilissima ai cittadini da via Appia, Quarto Miglio, Statuario, per andare a via, aiutatemi, si chiama, bene, la via parallela a via Appia, lo sa bene il consigliere che racconto, Appia Pignatelli, via Appia Pignatelli, finalmente.
niente, cioè, sembrava un atto cotto e mangiato, nulla, non c'è niente, ci sono i soldi. Allora perché lavoriamo e perdiamo tempo su tutta sta roba però, e poi non si fa? Vedete che non voglio mica milioni di euro, però quella è una. Vogliamo andare a Via Demetriade? Stessa cosa, sta nel PRG, abbiamo provato il print, zero. Non troviamo traccia rispetto a quello che abbiamo discusso, troviamo traccia solamente su quello che è stato, come dire, il sogno? Non lo so. Io ho dei dubbi anche sulla capacità con questa modalità di lavoro che i soldi possano essere spesi. La prima domanda che ho fatto al responsabile dell'ufficio, quando ha presentato il bilancio, i trascinamenti quali sono stati? Quali sono le somme non spese entro il 31 e dovranno essere trascinati nel 2019? Allora, non perdiamo tempo nel ricevere a volte situazioni inurbane quasi, le chiamerei. Andiamo sulla ciccia, sulla sostanza, guardiamo quello che è veramente importante, cioè per fare le cose c'è bisogno di soldi, c'è bisogno che i bandi e gli avvisi pubblici vengano fatti nei tempi. E invece l'anno scorso per spendere i soldi della cultura, meno male, diciamo, ringraziamo la Presidente, si è inventato un'opera d'arte dove si dovevano spendere dei soldi velocemente, senza avviso pubblico, peraltro. Voglio dire, giusto, senza, e non è che è ingiusto farlo o va andato contro le regolarità. Io dico, però sempre, non è che una cosa piccola non la possiamo paragonare a una cosa grande. Se c'è distorsione in una cosa piccola, c'è anche in una cosa grande. Io non tollero né la piccola né la grande. Oggi, quest'anno, volete dire i soldi che sono stati trascinati nel 2019 o dovranno essere? Non si può sapere. Come non si può sapere? A un mese ci vuole già un mese di avviso. Quindi vuol dire tutte le somme, se non sono fatte con criteri che l'ANAV ritiene congruenti, dovranno essere fatti con affidamenti diretti. Cosa che il Movimento 5 Stelle ha ripudiato sempre, come parimenti le proroghe delle concessioni. Io mi auguro, io sono sicuro che la sensibilità, io non ho visto gli emendamenti o le osservazioni che hanno fatto il gruppo di maggioranza rispetto all'argomento fondamentale che ho trattato, cioè gli impegni per la scuola. Io sono sicuro che, adesso guarderò gli emendamenti, ci potrebbe essere qualche osservazione rispetto alla movimentazione per impegnare qualcosa per le scuole. Quest'anno abbiamo avuto 10 assestamenti di bilancio. Legnini dice che per il prossimo anno ce ne dovranno essere solo 3 assestamenti di bilancio. Io mi auguro che per il patrimonio edilizio scolastico e per quello che ho detto in epigrafe, cioè la bonifica, vengano prese in considerazione e la maggioranza possa accogliere e presentare gli atti giusti per avere le risorse finanziarie. Diversamente, per quello che ho detto, respingo al mittente questo bilancio alquanto sprovvisto di somme per la scuola in generale e che sicuramente ha evidenziato un percorso che a me, ma non solo a me, non mi aggrata. A me non convince il fatto che arriva qualcuno a presentare qualcosa all'ultimo momento. Noi avremmo dovuto discutere prima. Siamo consiglieri eletti. Anche se fate una scelta coraggiosa, importante, io posso votare no, però è giusto che voi la presentiate nelle sedi opportune, cioè la commissione. Detto e ridetto, quello che avete presentato in commissione sinora non è stato neppure un grammo di quello che è il lavoro fatto dalla Giunta, che io ho studiato attentamente, voce per voce, indirizzo per indirizzo. È un'altra cosa. Allora diciamo, la Giunta è una cosa e il Consiglio è un'altra. No, poi dobbiamo votarla noi, caro Consiglio,
caro assessore, lo votiamo noi, quindi se lo votiamo noi è giusto conoscere preventivamente. Io avrei gradito molto volentieri, come dire, recarmi insieme a lei e battere i pugni per quello che ha richiesto il 25 ottobre, rispetto a quello che era già fatto, stato fatto nel percorso precedente. Non ho potuto farlo, né tantomeno gli altri consiglieri di minoranza. Mi sembra che il tempo sia stato no, 2 minuti per essere precisi, voglio consumarli tutti e dire che il regolamento si poteva cambiare, che io mi auguro che per tutte le variazioni tempo scaduto no, 2 minuti mancano, 29 no, tempo e scaduto. 11 per me, io ho il mio orologio, non è che c'ho il suo. Posso concludere e dire quello al finale? Assolutamente, però insomma dopo 30 minuti diciamo che io sono, ho detto prima, mi sono guardato l'orologio, è qui che cammina inesorabilmente. Mi auguro che il percorso futuro, per le variazioni che possiamo fare sui numeri, sul totale, possa essere un fatto condiviso tra la Giunta, le commissioni e i consiglieri di maggioranza e di minoranza. Ecco il mio finale. Grazie Presidente e scusate consiglieri per... Allora, ci sono altri interventi? Sì, consigliere Candigliota. Grazie Presidente. Allora, sarò col sorriso oggi, ho imparato ad essere molto più paziente, quindi risponderò con pazienza, anche se poi è molto difficile. Allora, inizierò col dire che almeno su questo c'è coerenza. L'altro anno l'intervento dei 30 minuti che si facevano erano basati su articoli dei giornalisti. E questo oggi mi sembra che è la stessa cosa, ci si prepara sempre sulle cose giornalistiche, quindi la coerenza c'è su questo. Vabbè, è vero che poi dopo giustamente la stampa è stata sempre gestita dalla politica e questa ne è l'esempio palese. Vabbè, andiamo avanti, andiamo oltre. Entriamo nel merito delle ciclabili, qui ci sarebbe veramente, ho fatto appena in tempo a puntarmi determinate cose, ma ci sarebbe da parlare su tutto. Comunque, le ciclabili, si fa una morale, a parte che comunque era nelle nostre linee politiche, si sa, e la gente ci ha votato anche per questo, quindi noi le ciclabili dobbiamo portarle a termine, se no altrimenti è inutile che si fanno promesse come avveniva in passato e lo ricordo bene e poi non si faceva. Invece noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto facciamo le ciclabili, la gente è piaciuto questo programma, ci ha votato e le stiamo facendo. Ma nuovo modo di fare politica, non avveniva da anni questa cosa. Comunque dico, le ciclabili sono avvenute anche in passato, non solo adesso, solo c'è una piccola differenza. Dove portavano queste piste ciclabili? Da nessuna parte, facevano i pezzettini, li lasciavano là, avevano fatto contento la cittadinanza e alla fine non venivano mai accusate, perché uno che prende, io personalmente Presidente, io prendo la bicicletta ma prendo un pezzetto di ciclabile, ma faccio un'altra strada, perché non ha senso. Allora o le ciclabili facciamo con un criterio e questo criterio oltretutto è stato avvallato anche dalla cittadinanza che ci ha votato anche per questo. Bene. Allora bisogna capire pure che se facciamo determinate cose, non le facciamo perché, ma sono scelte politiche e spesso si vuole entrare in merito alle scelte politiche. Allora la domanda che mi pongo è questo: queste scelte politiche, se le approvate, se non le approvate, a parte che potete farle quando avete avuto l'opportunità e non l'avete fatto, ma se l'avete fatta è solo per dare il contentino. Allora, io mi domando, ora stiamo lavorando su questo progetto, come ne stiamo lavorando su tanti, sembra, da quello che si diceva, sembrava come se questa amministrazione non avesse fatto mai niente, invece mi sembra che ci sono post giornalieri sulle cose che vengono fatte quotidianamente. Vabbè, levato le falsità su
il discorso che diceva non è stato fatto avviso pubblico per il discorso della cosa, perché voglio dire, bastava informarsi e l'avviso pubblico c'era, comunque vabbè. Però questa purtroppo è una routine, no? Che è un po' un'abitudine, no? Di non informarsi. E beh, se poi certo, giustamente, uno ci si informa sui giornali, è un'altra storia, ok? Perché poi di questo parliamo. Allora, io la cosa che mi domando è, si vuole entrare in merito alle scelte politiche? Ebbene, ora stiamo approvando un bilancio. Il bilancio parla di voci, ma non parla di progetti. Perché? Perché comunque, ovviamente, è come se io dovessi andare, cioè, mi dico, mi dai i soldi per comprarmi il vestiario? Ok, ti do i soldi per comprare il vestiario, ma ti devo dire anticipatamente dove vado a comprare. Cioè, allora il problema è, a parte il fatto che credo ci siano anche delibere di giunta, quindi volendo uno può anche andarsi a informare, siamo consiglieri, ma lo possono fare tutti, comunque la documentazione c'è. Ad esempio, faccio un esempio sul Quadraro, addirittura sono state fatte situazioni anche di pubblico, c'era gente, quindi non solo una situazione di delibere di giunta, parliamo che hanno assistito anche i cittadini su questa cosa. E cadiamo dal pero, e noi non sapevamo niente. Beh, allora dico una cosa, se non sapete niente significa che non state facendo il lavoro da consiglieri. Non state lavorando come consiglieri, perché io mi vado a informare, perché è mio dovere, eletto dai cittadini, essere qua e informarmi. Se no, altrimenti non sto facendo per quello per cui mi stanno pagando. Allora, perfetto, diciamo, c'è lo streaming. Mi devo calmare però, perché mi sto agitando troppo. Avevo detto che rimanevo calmo. Allora, si diceva dello streaming. Bene! Ben venga, almeno vediamo chi rimane dopo i 20 minuti, oppure assiste. Perfetto, mi sta benissimo. Vedete, il problema è questo. Io credo che a volte si faccia un'opposizione sbagliata. Perché l'opposizione si potrebbe fare anche in maniera costruttiva. Io non voglio generalizzare, perché magari alcuni consiglieri d'opposizione sono anche costruttivi, e quindi non voglio generalizzare, ok? E quindi, perché spesso e volentieri capita anche questo. Però poi, all'atto pratico, se non costruisci, poi ci si limita invece a fare solamente ostruzionismo, e questo non fa bene alla cittadinanza. Perché? Perché poi alla fine, all'atto pratico, ci saranno tante di quelle cose che sono state messe in cantiere e noi le possiamo andare a vedere, per cui invece porteranno dei privilegi. E si può essere, adesso noi come consiglieri abbiamo due possibilità, e questo mi rivolgo soprattutto all'opposizione: o essere partecipi insieme alla maggioranza e fare tutti insieme dei progetti, non solo la maggioranza. Il merito non deve essere solo della maggioranza, deve essere di tutto il consiglio municipale, perché queste cose possiamo farle tutti insieme, sempre detto questa cosa. Quando ci sono delle cose per cui la cittadinanza è contenta, è il municipio che deve essere, che ha fatto un lavoro, non deve essere la maggioranza. Eppure questo spesso non avviene. Faccio un esempio come le bancarelle di Via Tuscolana. La gente era contenta per questo. È contenta. Ora, il problema è questo. L'abbiamo fatto noi, era un cavallo di battaglia pure vostro, e non l'avete fatto, non l'avete approvato, vi siete astenuti. Addirittura c'è pure chi ha bocciato. E voglio dire, alla fine ci siamo presi il merito solamente la maggioranza, ma non è giusto. Perché credo che il merito deve essere di tutto il consiglio municipale, perché doveva lavorare per quello che chiedevano i cittadini e per quello che hanno detto anche in campagna elettorale tutti quanti. Allora, compreso opposizione, io vorrei chiudere questo intervento, perché mi sono anche dilungato troppo, e vorrei stendere poi un velo pietoso sulle cose che si dice che sono state portate e che poi non sono state portate a termine, ecco. Quando invece non è vero, perché abbiamo tantissimi atti che sono andati
su quell'intervento e la Giunta, la quale ringrazio, ogni giorno fa uscire qualcosa su cui sta lavorando, e questo anche oggi stesso c'è una diretta in questo momento dove sta facendo vedere determinate cose. Allora, noi credo abbiamo un obbligo intanto di essere onesti, perché si deve parlare di onestà in primis intellettuale, e capire che se qualcuno sta facendo bene lo si può appoggiare, non perché alla fine lo devi distruggere solamente perché deve avere un riscontro elettorale dopo, perché vi dico una cosa, con questo atteggiamento state scomparendo e lo state facendo da soli. Grazie. Ci sono altri interventi? Qualcuno di quelli dei 30 minuti? Nessuno? Perché se non ci sono altri interventi do la parola ai tre richiedenti. Sì, consigliera Biondo. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Allora, ho chiesto un intervento di 30 minuti per avere la calma di andare per ordine, perché vorrei suddividere il mio intervento in due parti. La prima, diciamo, sulle valutazioni che abbiamo fatto come gruppo del Partito Democratico e che abbiamo avuto modo di condividere in commissione sul bilancio di previsione 2019, e poi su tutte le questioni che abbiamo condiviso con la commissione bilancio, e ringrazio il Presidente perché appunto abbiamo avuto modo di condividere con la maggioranza molte preoccupazioni riguardo a tagli dei servizi in questo municipio e quindi alla necessità di integrare le risorse su diversi capitoli. Questo perché, diciamo, da una prima valutazione del bilancio, ha ragione lei Assessore, in una settimana è molto complicato e quindi, diciamo, è utile discuterne, ma da una prima valutazione si può subito notare come tra l'assestamento, il consolidato del 2018 e il previsionale del 2019 su questo municipio la Giunta Raggi ci regala oltre 3 milioni di euro di spesa, di tagli alla spesa, di cui 2 milioni 730 di spesa corrente. Questo su alcune voci importanti, perché, diciamo, quando si taglia la spesa la prima cosa che ci hanno insegnato è di andare a vedere quali sono le voci, e se si taglia su le attività di segretariato o altre voci di questo tipo è un conto, quando invece si taglia sui servizi essenziali come in questo caso non possiamo che, diciamo, rappresentare la nostra preoccupazione. Questo perché solamente, diciamo, per grandi numeri, poi abbiamo avuto modo ieri in commissione di entrare nel dettaglio e di approfondirli, però credo che sarebbe, diciamo, una discussione parziale se non diciamo qual è lo stato dell'arte. Ci sono tra il 2018 e il 2019 tagli per 693.000 euro per interventi per le categorie di disagio sociale, tagli per 496.000 euro per interventi su mobilità e manutenzione stradale, proprio per riprendere, diciamo, gli argomenti su cui lei giustamente ha detto che sono le vostre priorità, tagli per 640.000 euro sulle scuole materne, di cui 485.000 euro sulla manutenzione degli edifici, che è un tema, diciamo, che in questi due anni abbiamo affrontato più volte perché conosciamo tutti lo stato degli edifici delle nostre scuole. Tagli per 84.000 euro sul verde pubblico, per 84.000 euro sui servizi ai minori, per 69.000 euro sui servizi agli anziani. Tutte, diciamo, questioni molto rilevanti, su cui quindi non potevamo, diciamo, non dire qualcosa in commissione. E poi, solamente per aggiungere una cosa a quello che diceva lei prima, ora non ho il dettaglio di questo, però in realtà l'anno scorso sulle attività sportive erano previsti 56.449.000 euro, quest'anno ne sono previsti 55.000, quindi non è vero che c'era zero, anzi c'è meno 1.000 euro, che è una cifra che non ci preoccupa rispetto al taglio di quasi 700.000 euro sugli interventi per categorie di disagio sociali, però in realtà andiamo anche lì con il segno meno. Se guardiamo rispetto all'anno scorso, chiaramente
non abbiamo nessun segno più e soprattutto alcune voci molto, molto preoccupanti. Se questi, diciamo, che ho citato non sono servizi essenziali, di che stiamo parlando? Per questo motivo ieri abbiamo discusso lungamente in commissione, perché ci hanno detto che non dovevamo chiamarli tagli, ci hanno detto che durante l'assestamento, durante l'anno, questi fondi molto probabilmente verranno integrati, ci saranno dei trasferimenti, eccetera, però noi dobbiamo parlare di quello che oggi ci presenta la Giunta del Comune di Roma, che secondo noi è assolutamente insufficiente. Per questo motivo voglio però ringraziare la Commissione Bilancio di ieri, con cui abbiamo, diciamo, dopo un primo momento però abbiamo interloquito, abbiamo condiviso le tabelline che ciascuno di noi, diciamo, aveva preparato, perché in questo bilancio non ci sono alcune delle priorità fondamentali di questa maggioranza, ma di tutto questo Consiglio. E proprio per quello che diceva prima, diciamo, il collega, al quale invece dico che, diciamo, io la pretesa dell'opposizione di entrare nel merito delle scelte politiche la ritengo non solo legittima, ma assolutamente doverosa. Su questo, quindi, diciamo, ci sono alcune questioni che abbiamo condiviso, che cerco di riassumervi. Perché, per andare, diciamo, in ordine, sugli interventi agli anziani abbiamo detto sono tagliati 69.000 euro, 617.000, e insieme alla Commissione abbiamo condiviso la necessità di chiedere ulteriori fondi in bilancio. Lo stesso per quanto riguarda... Scusate. Lo stesso per quanto riguarda gli interventi a favore delle categorie di disagio sociale, su cui abbiamo meno 213.697 euro per i trasferimenti a sostegno delle famiglie e meno 258.000 euro per i contributi per l'assistenza domiciliare indiretta a favore di persone con disabilità. Sono, diciamo, questioni troppo importanti per chiudere un occhio, nonostante altre risorse in bilancio siano state confermate, e quindi su questo abbiamo condiviso con la Commissione la necessità di chiedere un'integrazione, come sa bene il Presidente Principato, di 400.000 euro per l'assistenza ai disabili e di 100.000 euro per la rete per i minori dati in affido. Un'altra questione che qui, diciamo, non era citata, e invece su questo ringrazio il Presidente della Commissione per averla sottoposta all'attenzione di tutti, è la questione del servizio AEC, su cui, diciamo, in questo municipio, a differenza di altre zone di Roma, siamo stati sempre, diciamo, più bravi, più privilegiati ad avere meno problemi, ma ci rendiamo conto che l'esigenza e la richiesta è in aumento, e quindi per il prossimo anno chiediamo 300.000 euro in più su questo servizio. E poi c'è la questione importante che, diciamo, anche qui è stata richiesta dalla Commissione, perché su questo fatemi fare una parentesi, c'è una necessità, Assessore. Noi, diciamo, in questi due anni, ma anche e soprattutto in questi ultimi mesi, come Consiglio, voi come Giunta avete preso degli impegni importanti su questo territorio, che noi vi riconosciamo nella volontà, ma che non vediamo nei numeri di questo bilancio. Vi faccio un esempio, i soldi per la riqualificazione del centro anziani di Villa Fiorelli, su cui oltretutto sappiamo, e questo, diciamo, invece è un grido di aiuto che lancio in questo Consiglio, perché su cui sappiamo che è stato fatto un bando per quei 740.000 euro di cui abbiamo discusso tante volte in questo Consiglio,
sono state anche aperte le buste, sul sito del Comune di Roma questo bando non si trova, Assessore, quindi le chiedo di tirare anche la giacchetta al Dipartimento del Comune di Roma per quanto riguarda la trasparenza, perché non è possibile che un progetto di tale portata e di tale interesse per il territorio, su cui tante volte ci siamo ritrovati a discutere in quest'aula, non venga condiviso con i cittadini, con il territorio, e soprattutto non venga garantita la trasparenza degli atti amministrativi, perché ad oggi noi su questo invece non sappiamo un granché, ma su questo presenteremo un'interrogazione, oppure se ci dà un appuntamento anche volentieri. E quindi anche su questa questione sono stati richiesti dei fondi in più. Lo stesso lo ha fatto il Presidente della Commissione Scuola, Cultura e Sport sulla questione delle palestre. Due mesi fa ci siamo ritrovati in questo Consiglio e in tante commissioni a discutere del problema del rinnovo delle concessioni per le palestre municipali. Alla fine è stata trovata in extremis una soluzione, però questa Giunta in quell'occasione aveva promesso di trovare i fondi in bilancio per risistemare e rendere agibili le palestre di questo municipio, perlomeno quelle 19 famose che erano state dichiarate inagibili dalla relazione tecnica degli uffici. Io ripeto, non metto in dubbio la buona volontà, però questo che era un problema di settembre, oggi a fine novembre ci viene presentato il previsionale del 2019 e la Giunta del Comune di Roma molto probabilmente non ha ascoltato un'esigenza che io sono certa sia venuta da questo territorio, e però qui dentro questi soldi non ci sono. Per andare avanti sulle varie questioni, il tema della manutenzione stradale, sì, è vero, ci sono dei soldi, non sono però mai sufficienti, tant'è che il Presidente della Commissione Lavori Pubblici ha condiviso l'esigenza di dire qualcosa su questo, e questo Consiglio oggi chiede al Comune di Roma 1.200.000 euro in più sulla manutenzione stradale, così come sulla segnaletica orizzontale, e lo stesso vale per la manutenzione degli edifici scolastici, su cui, ripeto, abbiamo dei problemi enormi e su cui questo Consiglio chiede 850.000 euro in più. Questo per dire che noi, lo diceva lei, chiediamo in tutto 6 milioni di euro circa in più di investimenti sul capitolo secondo, 4 milioni di euro in più sulla spesa corrente, per un totale di 10 milioni di euro che ad oggi, secondo la valutazione politica di questo Consiglio, mancano al bilancio di Roma Capitale. Un altro esempio per quanto riguarda gli impegni che sono stati presi da questa Giunta e che noi oggi non ritroviamo qui dentro, e che per questo invece condividiamo l'esigenza di richiederli alla Giunta Raggi. I soldi per la riqualificazione dei mercati, lo diceva prima lei, ne ha citati alcuni, però ad esempio l'assessore Accoto ha preso un impegno importante su cui c'è grande aspettativa, ad esempio sulla riqualificazione del mercato di Viorbieto, che lei conosce bene perché anche su questo abbiamo avuto modo di discutere tante volte. Prima si poteva fare, poi non si poteva più fare, poi eravamo matti noi, poi erano matti quelli di prima, poi invece abbiamo trovato insieme una soluzione. L'assessore ha fatto una promessa importante su questo, ma questi soldi nel bilancio 2019 non ci sono. Li chiediamo, speriamo che ci vengano dati, però io credo che noi oggi, con serietà, ci dobbiamo dire che le priorità di questo municipio non credo che siano state tanto ascoltate da questa giunta comunale. Proprio riprendendo l'elenco delle questioni che citava lei all'inizio e che noi, le ripeto, condividiamo, ma poi dobbiamo basarci sui numeri,
E quindi diciamo anche ai colleghi che ieri mi dicevano sì vabbè ma vedrai che questi soldi arriveranno, diciamo, se arriveranno bene, ma oggi noi abbiamo diciamo il dovere di esprimerci sulla previsione, sull'esistente, però a maggior ragione le dico questo perché credo che lei con tutta la giunta abbiate una responsabilità in più oggi nel momento in cui ci confermate che quelle sono e rimangono le priorità di questo municipio. Dobbiamo dirci che quelle sono diciamo delle priorità, però dobbiamo fare attenzione perché appunto promettere che alcune cose verranno fatte quando non dipende solo da voi ma dipende anche dal Comune di Roma, e su questo il Comune di Roma diciamo io credo che ci abbia un po' abbandonato, diventa complicato perché diciamo avete preso un impegno in passato, oggi insieme con queste osservazioni prendiamo diciamo un impegno politico, un intento comune, ma se poi questi soldi non ce li danno, perché, anche perché diciamo non stiamo chiedendo quattro spicci, stiamo chiedendo 10 milioni di euro al Comune di Roma in una situazione chiaramente economicamente non semplice, se poi non ce li danno la occupiamo insieme l'aula capitolina oppure ce lo fate fare solo a noi, perché questo è il punto, cioè questo significa veramente collaborare ed avere a cuore gli interessi dei cittadini del settimo municipio. Quindi se io oggi vi chiedo una cosa, se entro il prossimo assestamento non ci sono 1.200.000 euro sul mercato di Via Orvieto, 1.200.000 euro sul mercato Metronio, 1.200.000 euro per la ristrutturazione e la messa in sicurezza delle palestre, 850.000 euro per la manutenzione delle scuole, 1.200.000 euro per la manutenzione ordinaria delle strade, 1.000.000 di euro sulle aree ludiche delle aree verdi di questo municipio. Ci andiamo insieme a protestare al Comune di Roma oppure no? Perché questo significa prendere degli impegni. Avere il coraggio di dire alla propria giunta, alla vostra giunta in comune, che così non si può lavorare, che non si possono prendere impegni sul territorio se poi non si ha la capacità economica di mantenerli. Per questo diciamo io oggi sono contenta da una parte perché diciamo condividiamo alcune esigenze e alcuni problemi di questo territorio, perché li incontriamo in commissione, perché li incontriamo fuori da qui, perché con tante divergenze, però io credo che anche molte delle questioni che l'opposizione in questi anni vi ha presentato siano state tenute in considerazione tra le osservazioni. Però c'è diciamo un problema e c'è, io credo, un imbarazzo rispetto a questo bilancio del Comune di Roma, che coglievo in qualche modo anche nelle parole dell'assessore, che non può che dire va bene però. Ecco, io dico non va bene, perché diciamo per spiegarla in modo semplice fuori da qui, non si può dire che va bene quando si chiedono 10 milioni di euro. Va bene se si chiede qualche soldo in più, se si sistema qualcosina, se si limano alcune voci. Non può andare bene quando si chiedono 1.200.000 euro sulla manutenzione stradale, perché effettivamente abbiamo questa esigenza, 2.400.000 euro sulla riqualificazione dei mercati, quasi 1.000.000 di euro sulla manutenzione scolastica. Questo significa che il bilancio così come ci è stato presentato non è assolutamente sufficiente. Questo è il motivo per cui ieri il Partito Democratico in commissione, dopo il lavoro che è stato svolto, ha condiviso, ripeto, ringraziandovi per averci anche ascoltati, le osservazioni che presentiamo tutti insieme oggi in consiglio e che poi non so se magari qualcuno di voi vuole anche ulteriormente approfondire. Ma non capiamo come sia possibile fare tutte queste osservazioni e dare un parere favorevole ad un bilancio che nei fatti ci rende diciamo, la vita impossibile nella quotidianità e che io temo non vi permetterà di mantenere gli impegni che avete preso in questo ultimo anno con i cittadini del settimo municipio. Se questo succederà noi saremo contenti, se no, vi ripeto,
facciamo attenzione su queste cose, teniamo gli occhi attenti, perché oggi io credo sia importante ridefinire le priorità politiche, perché diciamo parliamo di numeri, ma stiamo parlando, lo dicevo ieri in commissione, cioè la questione non è se ci sono più o meno 200.000 euro, ma qual è l'esigenza reale di questo municipio, cioè se qual è l'impatto di questo taglio su questo municipio, perché se no saremmo andati a guardare le percentuali. Invece io vorrei capire, per ciascuna di questa voce che viene tagliata, quanti utenti vengono tagliati fuori da alcuni servizi. E quindi su questa non mi dica di no, assessore, se no non avremmo chiesto più soldi, mi scusi, cioè delle due l'una. Risponde alla fine, assessore, non faccio no, okay. Però o diciamo ci abbiamo un problema e quindi chiediamo giustamente dei soldi, oppure non ci abbiamo un problema e allora che li chiediamo a fare questi soldi? No, perché diciamo ora i numeri sono una cosa semplice da questo punto di vista. Quindi veramente, veramente concludo, facciamo attenzione, io anche diciamo vi chiedo di vigilare su questo, perché e di fare ancora più attenzione rispetto al passato, perché su molte questioni avevate dato rassicurazioni che in questo bilancio ci sarebbero stati dei soldi e invece non è così. Forse ci vuole diciamo maggiore forza e determinazione rispetto ad una giunta che io credo sia poco attenta, comunale, che io credo sia poco attenta alle difficoltà degli amministratori dei suoi municipi, e se no veramente su questo diciamo oggi diciamo sulla base anche di questo prospetto continueremo a controllare, a fare la nostra attività di opposizione, e se servirà su queste cose ci troverete sicuramente a collaborare. Però vi ripeto, non è sufficiente dire vorrei anche questo. Quando si fa politica bisogna prendersi delle responsabilità, trarre delle conseguenze, e quindi se questi soldi in assestamento non ci saranno, io vorrei essere in prima fila in aula Giulio Cesare insieme a lei, assessore. Grazie. Altri interventi? Ups. Si era prenotato anche il consigliere Toti, vuole intervenire lei? Se si deve parlare del bilancio 2019-2021 e le opere pubbliche che chiaramente per questi anni dovremmo andare a fare per la città di Roma, e perciò la capacità di amministrare Roma, non possiamo non tener conto di quello che è la mozione che è stata presentata dal centrodestra in Campidoglio e che parlava di più poteri e più fondi e più personale per l'amministrazione di Roma, che dal governo non è stata tenuta in debito conto. C'è stato un dibattito nel passato per dare questi benedetti poteri a Roma e per dare la possibilità di dare veramente i servizi alla città che è la capitale d'Italia. La riforma di Roma città-regione, la provincia a statuto speciale, c'è stato un dibattito molto ampio rispetto a questo. E come ho detto, la mozione del Campidoglio, che parlava con precisione più poteri, fondi e personale, poi a livello governativa non è stata accolta se non in maniera minimale, e perciò non c'è stata una risposta. Anche lo stesso ministro Tria non è stato disponibile rispetto alle richieste che ha fatto il Comune di Roma. E anche rispetto al turnover che era stato richiesto per 2.000 vigili a Roma per alleggerire i vincoli di bilancio. Perciò questo discorso del bilancio parte da lontano,
e parte da lontano, perché senza per chiunque governi Roma, io l'ho detto anche nell'intervento che ho fatto rispetto al bilancio 2018-2020, se non c'è questa attenzione particolare per Roma Capitale, è chiaro che è difficile governare la città e dare risposte, indipendentemente se si parla di giunte di centrodestra, di centrosinistra o giunte a guida Movimento 5 Stelle. C'è poi un discorso che aggrava questo, cioè l'incapacità che abbiamo visto in questi due anni di governo 5 Stelle a gestire i soldi e i servizi di Roma Capitale. Ecco, rispetto a questo voglio dire è all'attenzione è un discorso cronico questo dell'incapacità rispetto alla manutenzione verde, alla manutenzione stradale, all'emergenza abitativa. Se pensiamo che 10.000 richieste ne sono state accolte soltanto 4.000, segna dedica stradale, strisce pedonali e poi i servizi che stanno più a cuore a Roma, quelli dell'AMA, dell'ATACHE e dell'ACEA. I cittadini continuamente mi telefonano per sospensioni continue di illuminazione pubblica nei loro quartieri. Veramente è una situazione di grossissima difficoltà, che non dico soltanto io, lo dice l'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi del Comune di Roma, che è stata istituita l'Agenzia dal Comune di Roma, che parla di servizi scadenti. Cioè, perciò questo per ribadire l'incapacità del governo della città da parte di questa maggioranza. E poi voglio dire, se poi entriamo, chiaramente come hanno fatto gli altri consiglieri, rispetto al bilancio municipale, a parte ecco, la progettualità fatta dalla Giunta, perché giustamente, come è stato detto in interventi precedenti, questa progettualità non è stata, non si è aperta ad un confronto con la minoranza, e sono indicazioni giunta che, guarda caso, sono state portate magari al confronto con i comitati di quartiere. Per questo che voglio dire, noi denunciamo questo, perché il discorso deve essere aperto alla partecipazione, deve essere aperto alla partecipazione del quartiere, questo senz'altro, l'abbiamo ribadito e l'ho ribadito più volte, dell'importanza fondamentale dei comitati di quartiere e della partecipazione, ma è importante anche che questo dibattito venga fatto non a tu per tu fra persone e la Presidente o tra persone o cittadini del nostro municipio con i vari assessori, ma sia luogo centrale del dibattito. Luogo centrale deve essere, e io l'ho ridetto anche altre volte, come anche in interventi del Movimento 5 Stelle, anche del portavoce del Movimento 5 Stelle, si è espresso così in consiglio, la centralità delle commissioni, che poi significa anche la centralità del consiglio, perché se poi non passano in commissione ma arrivano all'attenzione del consiglio senza un dibattito, senza un confronto con l'opposizione, già solo per questo l'opposizione dovrebbe votare contro, perché chiaramente non è possibile avere un rapporto, io dico, con l'opposizione di questo tipo, che io parlerei proprio di sgarbo istituzionale rispetto a questo discorso, perché realmente non c'è il rispetto delle istituzioni da parte di questa maggioranza. Io l'ho ripetuto più volte anche in sede di commissione. La minoranza, diciamo, di progetti è passata in commissione, ma l'assoluta minoranza
praticamente spesso si è parlato di si è affrontato i problemi, ecco, diciamo secondari, ma i problemi più importanti sono passati all'esterno delle commissioni, e questo è un fatto che per me è senz'altro da denunciare. Passando a quello che è invece le richieste che sono state fatte e le osservazioni, voi dovete capire che nel bilancio che c'è stato, noi abbiamo un bilancio derivato che ci è stato trasmesso dalla Giunta, ci sono meno 3.063.132 euro rispetto al bilancio precedente. Perciò, ecco, dico, stiamo parlando di grosse cifre. Se noi pensiamo che 6 di queste macrovoci sono sotto praticamente 100.000 euro, cioè noi andiamo per interventi per categorie di disagio sociale a meno 693.294 euro, meno 693.000, cioè. Per, dico soltanto quelle di 100, poi passo alle altre. Gestione patrimonio immobiliare meno 164.984 rispetto al bilancio 2018. Interventi relativi al commercio meno 339.500. Interventi relativi alla mobilità meno 496.645 euro. Anagrafe Stato civile meno 298.991 euro. Scuola materna meno 639.895 euro. Queste sono praticamente le macro aree che hanno praticamente un meno superiore a 100.000 euro. E poi abbiamo interventi per minori, non parliamo di quelle sotto i 10.000 euro, però ecco, interventi per minori meno 84.000 euro, interventi per gli anziani meno 69.617 euro, mercati rionali meno 15.000 euro, attività parascolastiche meno 15.000 euro, attività di segretariato meno 40.000 euro, attività tecnica meno 28.000 euro. Perciò rispetto a questo io penso che ci sia stata una flessione importante rispetto al bilancio dell'anno passato. Rispetto alle osservazioni che sono state fatte, alcune senz'altro condivisibile nell'indirizzo, però ecco, io voglio portare all'attenzione del Consiglio le osservazioni che in questo caso sono simili al parere che noi diamo per delibera. Ricordiamoci che questa è una delibera sulla quale non possiamo fare emendamenti, perché è una delibera che viene da Roma Capitale e non è una nostra delibera, perciò possiamo fare soltanto osservazioni e esprimere un parere. Pensiamo anche che i nostri pareri, almeno al 90%, non sono stati mai accolti da Roma Capitale, dal Consiglio Comunale, poi quando sono andati all'attenzione hanno accompagnato le delibere che noi abbiamo votato, noi come opposizione, la maggior parte non abbiamo votate, quelle del Campidoglio, però ecco, quando sono state, al 90% questi pareri non sono stati presi in considerazione. Perciò abbiamo noi, con l'amico dei Fratelli d'Italia, ci siamo astenuti rispetto a queste osservazioni,
perché vogliamo non sognare, ma essere realisti rispetto a questo, essere concreti. Noi abbiamo da una parte il discorso di 3 milioni che rispetto al bilancio 2018 che non ci hanno dato. E noi ne chiediamo, 3 milioni non ci hanno dato su cose importantissime, ho fatto presente quelle che sono le macrovoci rispetto a queste che sono addirittura 6 che superano i 100.000 euro, e poi noi andiamo a chiedere praticamente 11 milioni di euro, non ci danno 3 e ne chiediamo 11. Quando questo bilancio che noi andiamo oggi a votare e praticamente sul quale esprimiamo osservazioni, è un bilancio che non è che viene dalla Regione Lazio, che voglio dire presenta un presidente di un partito del Partito Democratico che chiaramente non prende ordini dal Movimento 5 Stelle, ma è un bilancio fatto dalla Giunta che si è confrontata da tempo con la Giunta Municipale, si è confrontata e ha partorito questa indicazione di bilancio che, come ho detto, è meno 3 milioni di euro. Allora, voglio dire, che significa questo qui? Che significa che è impossibile un discorso di questo tipo. Allora avrebbe fatto meglio, come io dico spesso ai comitati di quartiere quando mi incontro, facciamo una battaglia per 2-3 cose importanti, non per Toulemont e poi non riusciamo a ottenere niente. Ad esempio, qui ci sono delle voci importanti, come abbiamo detto più volte, rispetto al mercato ad esempio di Via Orvieto, che io metterei al centro, rispetto agli investimenti, alla ristrutturazione e messa in sicurezza di palestre, a Via del Quarto Miglio, che è una battaglia storica del quartiere Quarto Miglio, e poi diciamo anche sicurezza stradale e manutenzione nel primo capitolo di scuole e di edifici. Farei una proposta più concreta, accoglibile, non chiedere tutto per poi neanche fare un discorso prioritario di questo o discorso prioritario di quest'altro. Cioè, diventa un modo d'amministrare che io non condivido, e per questo, anche se sono cose chiaramente interessanti e sulle quali chiaramente noi condividiamo l'indicazione, però sono e rimangono un discorso, un sogno. Noi dobbiamo essere non andare avanti con i sogni, ma concretezza per vincere le battaglie. Allora io dico questo: chiediamo le cose più importanti, non chiediamo 11 milioni di euro che non ci darà nessuno, ma chiediamone magari 2-3 milioni di euro, 4 milioni di euro su cose veramente poi andiamo a occupare, se poi il Movimento 5 Stelle è d'accordo, anche l'Aula del Consiglio per ottenere quelle cose necessarissime, importanti, indilazionabili, di cui il municipio ha assolutamente bisogno. Perciò poi mi riserverò di intervenire sulle osservazioni e poi nella dichiarazione di voto, però è chiaro che di fronte all'incapacità, come ho detto, della Giunta del Comune di Roma nel gestire un bilancio e della stessa, io dico, definirei anche pressappochismo, anche nel caso dell'osservazione, della Giunta e della maggioranza di centrodestra, non possiamo che votare contro a questa delibera. Ci sono altri interventi? Consigliera Vitrotti. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, non ho chiesto i 30 minuti perché credo di
di avere poco altro da aggiungere rispetto a quello che è stato detto finora, dall'inizio, devo dire, di questa discussione, quindi a partire anche dalla relazione che ha fatto l'assessore, sulla quale io invece ho delle questioni un pochino più specifiche, perché giustamente si faceva riferimento alla scarsità di giorni con i quali si è discusso questo bilancio, parlavamo di 10 giorni che in realtà sono diventati 3, oggi è il quarto. E faccio anche notare che purtroppo il percorso che ci ha portato al bilancio è stato inesistente, perché insomma noi a volte ci fanno le radiografie, noi dell'opposizione, ma in particolare a noi del PD dell'opposizione, proprio stanno lì che ci contano proprio, no? Anche quanti peli sul braccio, destro, poi sinistro. Allora, sarà forse ormai un anno fa che chiesi nella commissione bilancio di poter cercare di capire insieme quali erano gli impegni di spesa che portavano alle decisioni assunte da questa maggioranza poi in sede di bilancio, perché per essere una opposizione costruttiva e consapevole non è che io mi prendo anche pure i voti delle pagelle del professore che oggi ora lo vedo fuori dall'aula, ci ha dato anche insomma un'insufficienza, quindi non stiamo facendo il nostro lavoro. In realtà bisogna avere anche il rispetto istituzionale di chi sta da quest'altra parte, e non è che le cose se le deve andare a recuperare tramite Facebook, no? Perché ci stanno un sacco di post, capito? Ma qui siamo dentro il municipio e ci sono invece gli organi istituzionali che dovrebbero servire per fare questo lavoro. Invece, per andare dritto, diciamo, alla questione, addirittura mi ricordo quando governava il centrosinistra, trovammo dalla parte, diciamo, in discussione di bilancio, addirittura mi ricordo i consiglieri Coi e Lozzi che lasciarono l'aula proprio perché ci fu una mancanza di rispetto talmente forte, perché questo era un bilancio già deciso, quello era un bilancio già deciso, e perché le modalità con cui si discuteva, cioè questi 2 o 3 giorni, erano di fatto uno sgarbo istituzionale. Mi pare che oggi governate voi e che la storia non sia assolutamente cambiata. Però mi sembra, aprendo questo bilancio, quasi di aver trovato, avete presente la teoria dei terrapiattisti? Avete presente? È interessante. Cioè, se lei domani, assessore, presidente, dovete andare a Sydney, non ci potete andare, perché l'Australia non esiste. E voi lo sapete perché la Terra è piatta, dicono loro. Non è che c'è una motivazione scientifica. La motivazione è avete presente i Pac-Man? La ricordate? Pac-Man. La Terra è piatta perché finisce sta linea e il Pac-Man cade. Quindi è che tu puoi fare il giro del mondo. Perché non esiste. In tutto intorno c'è un ghiacciaio color smeraldo. Dici, perché color smeraldo? Perché blu era finito. Dici, no, smeraldo. Ma che fa questo? Si nutre della Terra. Insomma. Ecco, da una parte dico, no, c'è la teoria dei terrapiattisti, coi quali, diciamo, io sono in difficoltà, perché che gli posso dire di fronte al nulla, a ciò che si basa sul nulla? Io non riesco ad entrare, diciamo, in una discussione, e un po' dico, perché questo bilancio si trova in questa situazione? Perché voi stessi, e la discussione a cui ieri hanno partecipato i consiglieri Biondo e D'Egidio, ne sono state un po', diciamo, mi confermano questa tesi, è che voi oggi vi trovate in una situazione imbarazzante, perché di fatto sostenete quello che non si può proprio difendere, anche, diciamo, aggiustando il tiro e dicendo che bene o male, nonostante i segni negativi che hanno raccontato gli interventi prima di me, comunque possiamo accontentarci. Però non c'è niente sotto che tiene questa vostra tesi. È esattamente come i terrapiattisti. È così. Cioè, nel senso, a un certo punto c'è la scienza. E quindi se ti dicono che
Insomma, c'è un, ci sono, che, non solo che i vaccini bisogna farli, che bisogna vaccinare la popolazione, oppure che la terra non è piatta, ma è tonda per questo motivo, e ti spiegano, no? Sono lì studi importanti di fronte, diciamo, a chi invece sostiene le tesi che vi citavo prima, appunto ci stanno le teorie dei Pacman. Ecco. Allora, diciamo, noi dobbiamo un po' decidere dove andare, e sono anche un po' preoccupata perché si tendono a fare dei paragoni che non si possono più sostenere. Quando fate l'esempio degli AEC, sui quali con delle valutazioni di proiezione ovviamente si chiedono anche dei soldi in più, è giustissimo, cioè un bilancio che si forma sugli indicatori, io lo sostengo da sempre sia il metodo più giusto, gli indicatori ovviamente del settimo municipio, e era esattamente quella teoria che ci dicevamo l'altro anno, quando zona per zona, cioè municipio per municipio, ovviamente ci troveremmo in una situazione noi molto più avvantaggiata, perché la connotazione, la densità di popolazione e la grandezza di questo municipio non può essere paragonata a quella degli altri municipi. Questo è un discorso che, in assenza di un vero e proprio decentramento, potrebbe fare, come era stato avviato nella precedente consigliatura, anche, no, non mi guardi così, perché anche con i nostri, anche con i nostri uffici era stato avviato con un lavoro del genere, quindi forse si deve andare a rileggere le carte, perché poi tutta sta saccenza e tutta sta supponenza forse bisogna anche ridimensionarla. Era così perché era stato fatto un lavoro importante da parte degli uffici, non si senta... Venga nel tema, sì, vado avanti. Cominciamo, Cominciamo subito. Detto questo, io penso che invece sugli AEC bisogna proprio fare un ragionamento. Intanto perché il bando, come sappiamo, è stato fatto, ma è stato fatto con ritardo, quindi per un periodo di tempo siamo andati anche andati in proroga in questo municipio. Detto questo, quando si dice ma nel 2005 i soldi non c'erano, vi faccio presente che non conoscete la storia di questo municipio. Perché? E bisognerebbe farci un ragionamento. Intanto qui i servizi essenziali non sono mai stati fermati, interrotti. C'erano delle difficoltà economiche, ma questo non ha mai impedito agli alunni che avevano un problema di disabilità di non usufruire degli AEC. No, perché sennò staremmo raccontando, sai, un'altra volta il mondo bellissimo, quello dei terrapiattisti, però non il nostro. E soprattutto perché quelle richieste, oggi siamo nella situazione in cui anche voi state sulla nostra stessa posizione. Li dobbiamo chiedere perché probabilmente c'è un interesse di aumento, ci sarà un aumento delle richieste, quindi dobbiamo essere coperti. Ma non è detto che quei soldi ci vengano corrisposti al momento. Cioè, sono richieste. La stessa cosa vale anche per tutti gli altri interventi che voi avete inserito. Io ho notato che sul piano investimenti ci sono delle cose che invece a me personalmente, diciamo, mi hanno colpito e le trovo anche giuste. Quando penso alla riqualificazione del mercato di Piceno Spaccata, lo trovo giusto. Mi piacerebbe sapere in realtà dove e come si inserisce un ragionamento di questo tipo, però, perché non lo conosco, perché in nome di una trasparenza che però diciamo, viene solo verbalmente comunicata e poco praticata, diciamo, ci mancherebbe anche vorremmo anche avere un approccio che ci porti anche alla consapevolezza non solo delle questioni economiche ma anche delle questioni dei percorsi, perché altrimenti no, facciamo come Villa Fiorelli, no? Che dobbiamo fare 20 interrogazioni e poi quando ci siamo viste, mi pare, era proprio luglio forse quando l'ultima interrogazione che abbiamo fatto, e poi ovviamente vengono aperte le buste e qui non si sa niente. Se secondo voi è una cosa giusta, sfido chiunque a dire il percorso inverso invece si è sbagliato, perché poi può darsi pure che sbagliamo noi, per carità, cioè, abbiamo tutte le colpe, prendiamoci pure queste. Detto ciò, io credo che bisogna essere un pochino più non dico neanche consapevoli, però forse bisogna cercare di evitare... Tempo scaduto. Sì, concludo. Di evitare che tutto quello che c'è oggi nel nostro municipio venga, diciamo, raccontato come grandissime vittorie, perché se no poi ci ritroviamo a
alzare il livello di aspettative della nostra cittadinanza che non siamo in grado di corrispondere. E mi dispiace, perché però se io poi mi fermo veramente, come mi suggeriva il consigliere Candigliota, ai post di Facebook, sembra quasi che appunto 50 strade che avete rifatto, come mi ha nominato lei, appunto abbiamo rifatto tutto il municipio, ma lei lo sa bene quanti sono tutti i chilometri di strade che ci sono. Quindi il rischio è pure che quelli che avete fatto ci siamo pure dovuti intervenire due volte, lei lo sa bene, no? Perché non fila tutto liscio. Quindi una narrazione che sia un po' più vicina alla realtà delle cose aiuterebbe anche l'opposizione ad essere, diciamo, a starvi anche un pochino più vicino. Poi, diciamo, non voglio entrare dentro le questioni della pista ciclabile che lei e voi giustamente sostenete, perché credo che lì ci siano dei problemi che sono di altra natura. Ma io apprendo e prendo atto della vostra scelta di amplificare. Tra l'altro vi faccio sempre presente che progetto c'era, era il vecchio biciplan del municipio, era già fatto, quindi magari potevamo pure evitare di spenderci ulteriori soldi e soprattutto magari evitavamo anche di incorrere in problematiche che oggi sono purtroppo all'ordine del giorno, basta uscire dal municipio. Detto questo, noi abbiamo condiviso il percorso che ha fatto ieri il Presidente in Commissione. Chiudo? Sto chiudendo. Le ho dato già 2 minuti in più. Vabbè, stiamo No, poteva chiedere 30 minuti. No. Se lei finisce, sto finendo. Se evitiamo ogni volta io e lei di fare sto scambio. L'ho fatto anche con l'assessore, si figuri. E giustamente nessuno di noi ha detto stiamo discutendo il bilancio. Allora chiedo la stessa cosa a tutti quanti, perché tutti hanno 10 minuti. Consigliera Vitrotti, lei non può ogni volta fare questa scena. Io le dico 30 minuti, i 10 minuti sono passati da 2 minuti. Sto chiudendo. Me l'aveva detto anche 2 minuti fa, allora chiudiamo. 2 minuti e mezzo, se finisce così famo 4. Magari meno terra piatta, così andiamo al sodo e ci usa i 10 minuti. Mi è piaciuta però, dica verità. Assolutamente fuori tema. Dica verità, se vuole andare a Sydney domani in Cimonda, perché l'Australia non è. Guardi, ci vada lei. Allora... Se lei si tiene all'argomento e conclude, ci fa un piacere a tutti, perché sarà una seduta lunga. Grazie. Detto questo, io invece ringrazio il Presidente Pompei, perché ieri appunto sa che con il Partito Democratico ci siamo trovati sulle osservazioni, perché siamo preoccupati, quindi in realtà ci siamo trovati su una preoccupazione. E ripeto e ribadisco l'invito che ha fatto la consigliera Biondo: nel momento in cui voi per primi vi accorgeste che quelle richieste stanno cadendo nel vuoto, di venire umilmente in quest'aula a chiedere anche all'opposizione un contributo per cercare di ripristinare anche la chiarezza e anche la collaborazione che sono propri di un ente di prossimità che, come abbiamo visto ancora una volta per questo bilancio e con questa nuova giunta, viene invece considerato un piccolo municipio periferico in cui si dovrà appunto accontentare di quello che gli è stato dato e poi il più vedremo se ce lo daranno. Quindi purtroppo molto gentile e ringrazio tutti voi anche per quello che ci diremo tra poco. Grazie. Io ringrazio tutti per la pazienza e chiedo a tutti di rimanere nei tempi, perché sarà un consiglio lungo, abbiamo 25 ordini del giorno da discutere, quindi si parla di finire stasera se tutti rimaniamo nei tempi, altrimenti c'era la possibilità di chiedere un intervento più lungo, l'ho concesso a tutti. Quindi se ci sono delle regole rispettiamole. Andiamo avanti, ci sono altri interventi? Consigliera Tripputi. Grazie Presidente, consiglieri. Il mio intervento sarà brevissimo. Voglio solo soffermarmi su un passaggio fatto da una consigliera riguardo all'imbarazzo su questo bilancio. Parliamo di imbarazzo. Voglio raccontarvi invece l'imbarazzo che ho provato io in qualità di Presidente della Commissione Commercio quando abbiamo cominciato all'inizio della consigliatura, ma anche durante la campagna elettorale, quando abbiamo cominciato a fare i sopralluoghi nei mercati.
Il mio imbarazzo era spiegare a queste persone, e diciamo in un certo qual modo rassicurare, che qualcosa si poteva fare. Perché? Perché in tutti questi decenni i mercati sono stati lasciati in balia di se stessi. Parliamo di Orvieto, un mercato su sede impropria, che non risulta neanche sul piano regolatore e che veniva sempre considerato come il mercato storico. Oggi noi abbiamo ereditato una situazione sui mercati disastrosa e ci stiamo mettendo le mani, ci stiamo mettendo passione studio per cercare di risolvere tutti quei problemi che abbiamo ereditato, diciamo, da consigliature un po' distratte, ma facciamo passare questo termine, un po' distratte. Oggi io non so con quale coraggio venite a parlare di questo imbarazzo, quando dovreste chiedere scusa a tutti quegli operatori mercatali a cui avete promesso per anni, che avreste risolto la loro situazione. E non voglio parlare del mercato Metronio, che l'avete fatto lasciar morire in questi ultimi 25 anni, un mercato che doveva essere assolutamente valorizzato proprio per la sua situazione nel territorio, quindi vicino al centro storico, che poteva essere il fiore all'occhiello del nostro municipio. Ma di quale imbarazzo state parlando? Io mi dovrei vergognare, se fossi stato al vostro posto io non avrei proferito parola su questo. È una vergogna veramente. Noi ci siamo messi veramente a lavorare a pancia a terra proprio perché vogliamo salvare questi mercati. Certo, se avessimo avuto le possibilità finanziarie avremmo fatto tutto e subito, ma dobbiamo fare i conti anche con un'eredità lasciata da chi con leggerezza e non attenzione al territorio si è mangiata Roma. Ereditiamo 14 miliardi di debito e dobbiamo sempre tener conto a questo. Certo, se non avessimo avuto tutti questi problemi, oggi potevamo migliorare il territorio e non mettere le pezze sui disastri ereditati. Questo è un dato di fatto e a cui dobbiamo purtroppo tener conto. È facile parlare. Oggi che cosa state facendo? Perché non avete fatto questo mercato? Perché non avete risolto questo problema? Ma vi ricordo che i problemi ce l'avete lasciati voi per anni, senza mai risolverli. E questa è la vergogna. E dovreste, ripeto, chiedere scusa a quegli operatori che oggi andate a fomentare contro questa consigliatura e questa giunta. Io ho parlato con gli operatori, sono venuti in commissione e ci dicono sempre le stesse cose. No, perché negli anni passati ci avevano promesso, io ricordo, credo l'anno scorso abbiamo sentito i presidenti delle AGS dei mercati e tutti dicevano, ci avevano promesso 400.000 euro. Dove sono andati a finire questi 400.000 euro che per anni avete promesso per tutti i mercati? Io mi sono fatta una mia idea, questi 400.000 euro probabilmente forse erano 400.000 euro che giravano per tutti i mercati, la famosa cifra jolly, no? Ok, non è stato fatto nulla. Parliamo di Colli Albani, stessa cosa. Colli Albani era risolvibile, perché nel 2000, proprio in occasione del giubileo, era stata fatta una dorsale idrica, quindi perché non si è continuato? Perché non si è continuato? Allora, venire oggi a dire perché non avete risolto questo problema, perché non avete riqualificato quel mercato, noi lo stiamo facendo. Certo, ci vuole tempo, non si possono fare tutti i mercati tutti insieme. Dobbiamo fare un po' per volta. E voglio anche dire un'altra cosa.
Il commercio in tutti questi anni è stata sempre e sempre la Cenerentola di tutte le consigliature, non ha mai ricevuto fondi. Io quando ho guardato un vecchio bilancio, il commercio aveva zero. Sapete cosa significa? Significa che in quell'ambito non ti puoi muovere. Ha voglia a promettere. Certo, si può fare ancora di più, è ovvio, noi stiamo lavorando per avere di più e stiamo lottando per questo. Abbiamo chiesto per il titolo secondo appunto dei fondi, l'erogazione di fondi, per Orvieto e Metronio, perché sono i mercati che secondo appunto i nostri sopralluoghi e secondo anche quello che ci hanno detto gli operatori, i presidenti, sono dei mercati che dobbiamo assolutamente salvare. Poi cominceremo magari, poi l'assessore ci darà una mano su questo, cominceremo a mettere mano anche su Colli Albani. Ma ripeto, se avessimo ereditato una situazione migliore, forse invece di pensare a spendere soldi sui mercati che erano già messi bene, forse dovevamo fare solo delle piccole manutenzioni straordinarie, ok, ma avremmo potuto investire magari sul turismo, avremmo potuto investire magari per progetti nuovi, innovativi. Invece no, dobbiamo mettere mano su cose del passato mai risolte. Quindi l'imbarazzo, se permettete, ce l'abbiamo noi. Grazie. Altri interventi? Ci sono interventi? Sì, grazie, faccio io un intervento. Vuoi fare tu? Ah, scusate. Cedo allora al consigliere principale. Ah, ok. Grazie presidente, colleghi consiglieri. Allora io ho scelto di intervenire quasi alla fine per ascoltare con attenzione tutti quelli che erano i temi portati dai colleghi consiglieri dell'opposizione e diciamo ho preso degli appunti su quelle che sono state le loro dichiarazioni. Allora, qualcuno ha esordito dicendo che non ci sono che bisogna fare un bilancio partecipato nelle commissioni, che non ci sono state commissioni con progetti. Solo nella mia commissione sono state affrontate decine di sedute con la presentazione di progetti che poi attraverso l'opera della Giunta si sono realizzati concretamente e quindi sono stati attuati. A chi dichiara questo, purtroppo mi trovo costretto a ricordare che bisogna partecipare assiduamente alle commissioni, perché le commissioni sono un laboratorio nel quale bisogna lavorare assiduamente, concretamente, per portare poi delle proposte in consiglio. E quindi con la possibilità di esercitare il nostro voto favorevolmente, approvarle e quindi realizzarle concretamente. Nelle tre commissioni che ci sono state, due per la discussione e una per l'espressione parere sul bilancio, sono state coinvolte tutte le commissioni. Quest'anno siamo stati invitati anche i presidenti di commissione che non erano membri della commissione bilancio in qualità di consiglieri, e per questo ringrazio il presidente Pompei e la presidenza del consiglio che ha adottato questo metodo inclusivo. Sono stati invitati, dicevo, i presidenti di tutte le commissioni, quindi anche in fase di senza possibilità ovviamente di voto, per rappresentare quelle che erano le necessità anche delle altre commissioni. E devo dire che non è arrivata una sola proposta in tutto questo percorso da parte delle opposizioni,
Eppure ci siamo resi disponibili a una discussione aperta anche in presenza dei rappresentanti dell'ufficio bilancio e anche la partecipazione del direttore del municipio a sostegno, diciamo, della parte tecnico-amministrativa. In realtà da parte loro, quindi da parte delle opposizioni, è stata richiesta un'analisi minuziosa delle singole voci di bilancio. Nessuna proposta. Le domande erano: da dove arrivano questi soldi, perché questi sono così, perché questi, qui c'è una carenza, qui non c'è una carenza, eccetera. Cioè non c'è una visione e un progetto politico. Non c'è stata una visione e un progetto politico da parte loro, c'è stata semplicemente un'analisi numerica delle singole voci di bilancio. Non arrivano proposte nelle commissioni, nemmeno in quelle sul bilancio, e così da 2 anni e mezzo siamo abituati. Noi siamo la maggioranza, ci prendiamo la responsabilità di portare avanti il nostro programma, quello per cui i cittadini ci hanno votato, e quindi continuiamo a lavorare. Ci aspettavamo che nelle molte occasioni che ci sono state della possibilità di contribuire da parte dell'opposizione arrivasse qualcosa. Non arriva nulla da 2 anni e mezzo, non arriva assolutamente nulla, nessuna proposta, niente sul tavolo da discutere, da affrontare insieme, da condividere e da portare. Anzi, siamo noi che in alcuni casi proposte di nostra iniziativa le mettiamo sul tavolo. Resti sul tema bilancio. Le mettiamo sul tavolo per condividerle con loro. Il discorso degli OEPA, ex AEC, io ho ascoltato con attenzione quello che ha detto l'assessore al bilancio, forse qualcun altro no. Si è passati da 2 milioni e 8 a 4 milioni e 300 mila euro per la previsione lo stanziato del 2018, che sono stati riconfermati nella previsione di bilancio del 2019. Quindi c'è stato quasi un raddoppio di quelli che erano i fondi che noi ci siamo ritrovati quando siamo arrivati rispetto a quello che abbiamo fatto fino ad oggi. E c'è stato un aumento delle ore. Sui fondi ordinari non confermati si è parlato di disagio sociale. Allora, gli stanziamenti ordinari sono stati confermati, cioè io vorrei che anche, io non posso rivolgermi ai cittadini, non è previsto dal regolamento, però vedo che sono presenti dei cittadini in aula, quindi vorrei che anche i cittadini, e mi rivolgo all'aula, capissero la verità. Cioè quello che c'è stato e non c'è stato seriamente, anche perché il bilancio è un documento pubblico, quindi qualsiasi cittadino può andare a leggerselo. Fondi stanziati per disagio sociale, si parla di meno 693 mila euro. Gli stanziamenti ordinari sono stati confermati. L'ufficio bilancio in commissione, a seguito di domanda proprio delle opposizioni, delle stesse opposizioni che oggi dicono ci sono 693 mila euro in meno, ci ha spiegato che quelle carenze sono oggetto di trasferimenti che arrivano da altri enti, Stato e Regioni, e si recuperano di norma durante il corso dell'anno finanziario. Su questa voce comunque abbiamo richiesto di nostra iniziativa un aumento dei fondi di 400 mila euro sui contributi per l'assistenza domiciliare indiretta a favore delle persone con disabilità. Non abbiamo fatto altro che rimanere in linea con il nostro programma sull'assistenza domiciliare. Noi favoriamo e incentiviamo l'erogazione diretta dei budget agli assistiti con la libertà di scegliere l'assistente. Un progetto di vita più vicino alle persone. Non un operatore che viene pagato un terzo di quello che viene corrisposto alla cooperativa e quindi non ha nessuna motivazione professionale per svolgere un lavoro dirigente. E se lo fa è un eroe. Meno 84 mila euro sui servizi per i minori. Ci si riferisce alle case famiglia, sulla quale abbiamo richiesto un aumento di 100 mila euro, perché gli ingressi in casa famiglia, dovrebbe sapere chi ha fatto questa opposizione, sono variabili, e quindi noi richiediamo una cifra per coprire eventuali maggiori esigenze a favore, nell'ottica di tutela. Ma vi ricordo, e se venivate in consiglio municipale quando c'è stata la relazione annuale di questa presidenza di commissione come di tutte le altre, forse non avreste fatto questo errore madornale. Noi incentiviamo l'affido familiare e lo confermano i progetti che abbiamo presentato.
quali sull'affido familiare in pubblicazione il bando per un progetto attraverso il quale stiamo incentivando la promozione dell'affido temporaneo con contestuale recupero del nucleo d'origine, laddove possibile, quale alternativa all'istituzionalizzazione. Perché a noi interessano i minori, a noi interessano i bambini, a noi interessa quello che prova un minore in difficoltà. Con la stessa logica stiamo portando avanti un progetto di semiautonomia, il Gate 7, realizzato dall'assessorato a seguito di una mozione d'iniziativa della nostra maggioranza, che abbiamo già approvato in consiglio, per l'inserimento delle donne con minori, anche in questo caso, in un progetto di vita indipendente, grazie al quale anche in questo caso non vivranno più in un ambiente istituzionalizzato, ma in una casa, perché anche e soprattutto quei bambini hanno diritto di vivere in una casa, supportati da figure preposte per raggiungere un'autonomia lavorativa e una reintegrazione a livello sociale. Sullo stesso centro di responsabilità, alla voce assistenza alunni disabili nelle scuole, è stato riconfermato l'importo stanziato nell'anno in corso. Anche qui è stato riconfermato l'importo stanziato. Abbiamo anche in questo caso preferito richiedere un aumento di 300.000 euro perché dai dati storici vi è stato un aumento del fenomeno, dei casi, e noi vogliamo e dobbiamo, perché lo prevede la legge nazionale, garantire il diritto di frequenza alla scuola da parte di tutti i bambini. A chi mi dice avete tolto 69.000 euro sui servizi agli anziani, anche in questo caso i fondi ordinari sono stati quasi nella totalità riconfermati. Ogni fondo, ripeto, è una summa di più stanziamenti che non vengono solo ed esclusivamente erogati in maniera diretta dal comune e quindi nel nostro bilancio derivato, ma anche da altri enti. Sono di origine quindi regionale o statale e vengono trasferiti anche in questo caso nel corso dell'anno finanziario. Attraverso la presidenza della Commissione Lavori Pubblici abbiamo richiesto all'ufficio tecnico, anche quest'altra cosa, l'abbiamo detta nella relazione annuale, ma qualcuno non c'era però delle opposizioni. Abbiamo richiesto all'ufficio tecnico una relazione sullo stato manutentivo dei centri sociali anziani, un documento inesistente fino ad ora, e arrivo ai fondi, che ci consentirà di avere una prima mappatura sostanziale di tutte le strutture, visto che non facciamo le cose a caso, ma proprio a seguito di questo lavoro che abbiamo fatto, che ha impegnato gli uffici tecnici in agosto per fare i sopralluoghi sui centri anziani, e in meno di un mese ci hanno tirato fuori una relazione che non è mai esistita in questo municipio, mai. A seguito di questo, abbiamo richiesto un aumento di 150.000 euro sulla manutenzione degli edifici, perché alcuni interventi sono già stati effettuati, ma altri ne vogliamo fare su richiesta proprio degli stessi iscritti ai centri anziani e dei presidenti, che io incontro quotidianamente e ascolto quotidianamente. Oltre quelli fatti ad esempio sul CSA di Cinecittà, che alcune cose sono ancora in corso, sul CSA di Quarto Miglio, eccetera. Quindi a questo punto io vorrei che quando si fanno delle dichiarazioni e si fanno esclusivamente su dei numeri, si appoggiassero poi sulla realtà delle cose, e quindi invito ancora dopo 2 anni e mezzo quella parte che non ascolta delle opposizioni a fare proposte progettuali, a portare idee in commissione, non perché vuole metterci la firma in consiglio. Concluda. E farsi riprendere da una telecamera. Venite a lavorare in commissione, siamo disposti ad accettare qualsiasi proposta che sia rispondente a quelle che sono le nostre linee programmatiche, ma non veniteci a dire oggi che questo bilancio non è votabile perché fa acqua da tutte le parti, perché non è così. Non è così, tutto è migliorabile, e anche noi abbiamo sottoposto, come nel mio caso, 4 richieste di aumento dei fondi, per una questione di maggior tutela dei servizi da offrire ai cittadini. Noi non votiamo a prescindere favorevolmente, noi contestualizziamo le cose, però da parte vostra di costruttività ad oggi io non ne ho vista. Non Concluda. Ne ho vista. Grazie Presidente, e mi scusi per il prolungamento. Ci sono altri interventi? Consigliere Giannone. Grazie Presidente. Allora, io vorrei andare in scia con i miei predecessori, consiglieri, che mi hanno
che hanno spiegato anche la posizione che abbiamo rispetto a questo bilancio. Vorrei, permettetevi, aggiungere, per aiutarvi anche a comprendere la dimensione di questo bilancio, alcuni dati oggettivi. Allora, questa proposta di bilancio 2019 cuba complessivamente per il municipio 27 milioni di euro e ho ascoltato dai consiglieri, da alcuni consiglieri che hanno di opposizione che hanno fatto gli interventi prima di me, invotabile perché mancano 3 milioni, cioè mancano 3 milioni rispetto a cosa? Rispetto a un assestato 2018, tra parentesi, e noi sappiamo che il bilancio non è fisso ma è mobile, quindi questo significa che, e lo hanno spiegato i miei predecessori, i miei consiglieri di maggioranza predecessori, sono partite anche che si aggiungono in corso d'opera per varie motivazioni, no? Il bilancio si fa in funzione anche delle entrate e si fa in base a quelli che sono i vincoli tecnici. Ora, io mi sono andato a prendere qualche documento di qualche anno fa, POG 2015, votato favorevolmente da tutto il PD e tutta il 28 gennaio 2015, tra parentesi, piccolo dettaglio, leggermente, diciamo, a cavallo del nuovo anno, quindi già leggermente in ritardo, e questo POG 2015 per il municipio 7 cubava 20 milioni, quello era votabile, quello era votabile. All'interno mi sono andato a vedere un pochino le voci che mi interessano, quelle sulle quali siamo stati un po' aggrediti, no? Perché, cioè, ma come le scuole, queste cose, diciamo, così importanti, voi non avete messo, non prevedete nulla per le scuole? Bene, io sono andato a farmi un conto. Nel POG 2015, alle voci 00SS, manutenzione ordinario, e 0MIT, impianti tecnologici, cioè i frigoriferi, le cucinette, gli essiccatoi che stanno nei nidi, la proposta della giunta Marino era di 730.000 euro. La proposta della giunta Raggi è di 914, cioè più 25% a partenza, a progetto, no? Come si dice, alla linea di partenza, ok? Questo vuol dire. Poi mi sono andato a leggere anche delle voci che mi riguardano più specificatamente. Io mi occupo di cultura e di sport, fammi andare a vedere cosa c'è sullo sport. Sullo sport, per le manifestazioni sportive, c'erano 2.000 euro. E per la cultura non c'è proprio la voce, era zero, neanche un centesimo. Vabbè, con la cultura non si mangia. Nel POG 2019 vado a vedere, alla voce sport ci sono ben 55.000 euro e alla voce cultura 95.000 euro. Ecco che questo bilancio non è votabile, quello del 2015 sì, forse non piaceva fare cultura e sport ai consiglieri del Partito Democratico. E in totale voglio dire che dal 2015 al 2017, e ribadisco, partendo dalle stesse basi, quindi dalla proposta, quindi dal progetto di bilancio titolo primo, c'è un incremento del 35%. Per le voci inerente alla mia parte, quindi scuola, sport e cultura, più 45%. Ma di cosa state parlando? Io veramente non vi capisco. E questo è semplicemente un'analisi sui dati. Tanto per dirla una. E ho sentito parlare di affidamenti diretti, il Movimento 5 Stelle fa gli affidamenti diretti. A me risulta che le chiavi in mano a qualcuno noi non le abbiamo mai date. Ci sono tipologie di gare che vanno sotto il nome di gare negoziate, ma questo è altro che fare un affidamento diretto, quindi attenzione alle parole che si utilizzano, perché poi dopo si rischia di dire stupidaggini.
E vorrei dire anche un'altra cosa, permettetemi, sul teatro di Villa Lazzaroni. Sul teatro di Villa Lazzaroni ho visto anche consiglieri che si sono prodigati nel dare interpretazioni, nel dare giudizi, commenti su tutto il lavoro fatto in commissione e sull'esito che ne è uscito. Io vorrei chiedere ai consiglieri che erano presenti nella precedente consigliatura, ma 600.000 euro non potevano essere sufficienti per fare tutto il teatro? No, evidentemente no, perché sono stati lasciati da loro alcuni lavori non completati, che abbiamo dovuto completare noi per poter ottenere tutte le certificazioni, e addirittura era stato previsto, no, 200.000 euro, se non ricordo male, o cifra similare, per le sedute, capite cosa significa? Cioè 200.000 euro, circa un terzo di tutto l'intervento, no, ulteriore, già fatto, solo per le sedute, per fare delle sedute retrattili. Allora, io non so se veramente a quel tempo c'era stata la volontà, ci fosse stata la volontà di aprire il teatro. Probabilmente non vi era alcuna volontà reale di aprire il teatro. E io vorrei capire quei consiglieri che sedevano in quel consiglio, che cosa hanno fatto, cosa hanno chiesto alla giunta, come hanno giustificato questa condizione e come l'hanno giustificata ai cittadini. Adesso venite a chiedere a noi, no? E a dare lezioni a noi su come procedere per aprire. Noi stiamo facendo tutto quello che è necessario per aprire dal punto di vista della normativa, del completamento dei lavori, ma anche di quello che dovrà essere un teatro di Villa Lazzaroni, e ci siamo impegnati così tanto tempo proprio perché non diventasse poi un teatro gestito come lo è stato nel passato, fonte di tanti debiti. Ok? Questo è l'approccio che noi stiamo portando avanti. Forse è un approccio non, come dire, non si percepisce nell'immediatezza, forse ha bisogno di un po' più di tempo, ma guardate che il percorso che abbiamo fatto per il teatro di Villa Lazzaroni è stato proprio di partecipazione, quindi non mi venite a dire che queste cose qui, non mi fate più questi interventi, grazie. Inoltre vorrei dire, basta, sono stufo, perché poi dopo chiamate, fate una controllo e garanzia e vedete gli atti come sono stati fatti e preparati. Volevo anche dire un'altra cosa, che quest'anno ci siamo impegnati in particolar modo sulle palestre, perché è stato un anno abbastanza difficile, una situazione che ci ha visti impegnati anche sul fronte palestre riguardo proprio alla manutenzione. Pertanto le nostre richieste, le nostre, diciamo, osservazioni che abbiamo aggiunto al bilancio vanno proprio in una direzione, che è quella di migliorare ancora di più la nostra efficacia sul territorio. Vogliamo incidere ancora di più sulla parte di manutenzione sia delle scuole, per le quali abbiamo chiesto 850.000 euro in più, sia per le palestre, per i quali abbiamo chiesto poi 1.200.000 euro per la manutenzione straordinaria. Questo anche grazie al lavoro di programmazione che abbiamo fatto. Grazie a questo lavoro di programmazione abbiamo avuto nel mese di luglio un report sullo stato manutentivo di tutte e 54 le strutture sportive delle nostre scuole, degli istituti comprensivi, tutte, cosa mai fatto prima, perché non si può chiedere neanche una lira se non sai dove andrai a spenderle. Noi oggi sappiamo dove andarle a spendere e oggi abbiamo chiesto e possiamo permetterci di chiedere dei soldi su delle situazioni concrete, su dei progetti concreti. Questa è la nostra azione politica, questo è il nostro modo di fare politica. Le chiacchiere ci piacciono poco. Detto questo, io vorrei chiudere il mio intervento dicendo che le richieste sono state fatte anche essendo confidenti
del fatto che durante l'anno ci saranno delle variazioni di bilancio, ci saranno delle entrate, dei trasferimenti, e noi oggi, proprio perché a noi piace la parola programmare, stiamo dando un indirizzo politico molto chiaro alla Giunta, all'assessore, affinché possa rapidamente, qualora arrivassero questi soldi, nel momento in cui arrivano queste finanze aggiuntive, di andarle a posizionare sulle voci di bilancio in modo coerente con quella che è la nostra azione politica che vogliamo portare per l'anno 2019 in questo municipio. Grazie. Altri interventi? Consigliere Giuliano. Ricordo a tutti che ha chiesto 30 minuti. Grazie Presidente. Penso che non mi siano sufficienti, ma cercherò di essere conciso. O circonciso, come dice il collega. Allora, innanzitutto io non mi scuso del fatto di aver preso l'extra time, perché mi sembra che la democrazia si possa comunque interpretare nei momenti in cui serve, quindi questo è un momento ovviamente istituzionale, per cui il tempo necessario me lo prendo tutto. E voglio dividere questo intervento in due fasi, come diceva un'altra collega. La prima parte è politica, la seconda parte è politica, perché quello è, parliamo di politica. Allora, quindi ho preso anche comunque degli appunti, perché voglio essere considerato uno che poi è stato in commissione, ha cercato, ecco qui ho scritto tutto, poi lascio alla visione della Presidenza. Quindi i numeri, tutti i capitoli, gli argomenti, i settori, ce l'ho, se volete li sciorino, però intanto vorrei partire da altro. Quando l'assessore al bilancio, nonché vicepresidente di questo municipio, dice lui in prima persona che il tempo è ridotto, ha detto tutto, no? Per poter. Quindi dovremmo alzarci e andarcene tutti, perché questo municipio, come gli altri, ma negli altri non ce ne può fregare di meno, questo municipio ha un tempo ridotto per valutare una cosa così importante. E questo sono cose che le diciamo già da qualche anno, però sembra che chi di dovere non ha ovviamente orecchie per intendere. Non sappiamo il motivo o lo immaginiamo, però questa è una cosa che poi ritornerà successivamente. Allora, la situazione attuale di questo municipio, i tempi, le procedure, il rispetto istituzionale manca. Quindi se parliamo di democrazia, se parliamo di rappresentanza politica, territoriale, ovviamente dobbiamo anche parlare di rispetto istituzionale. E nel momento in cui questo rispetto viene meno, dovuto al fattore tempo, significa che noi stiamo messi male. E tutto questo bailamma, dalla terra piatta della collega a tutte le cose che avete detto voi bellissime, che poi sono racchiuse ovviamente in questo foglio qui, in queste osservazioni, perché quello che voi avete detto è quello che volete fare e che ci trova anche come Fratelli d'Italia in alcune cose d'accordo, ma le dobbiamo chiedere, non ce l'hanno date. E poi arriviamo perché. Perché faccio la prima parte politica e la seconda parte politica? Perché comunque è sempre la parte politica che poi va a ragionare. Quindi niente di nuovo all'orizzonte. Io mi sono trovato in questo consiglio a dover comunque confrontarmi con una amministrazione che, dalle quali ho detto di tutto e di più, insomma non era difendibile. Però poi il modus, ci troviamo a dover utilizzare gli stessi strumenti di qualche anno fa, no? Il tempo, i soldi che non ci danno, l'eventuale trattativa negli uffici della giunta capitolina o negli uffici comunali, perché immagino, ma questo
è ovvio poterlo immaginare che da qui si parte per andare lì e a dire ho bisogno di, è ovvio, quindi niente di nuovo, ecco perché dico la prima parte politica e la seconda politica. Questa è la prima parte politica. E allora nel ragionamento che noi ci troviamo a fare come diciamo evidenza municipale, questo è lo sgarbo che io noto e lo voglio dire ad alta voce affinché qualcuno, penso che a livello opposizione sia ben chiaro, ma anche a livello di maggioranza cominci a entrare un po' nella diciamo nella psicologia anche e nell'azione, perché poi arriverò a dire quale dovrebbe essere questo bilancio che al di là dei numeri doveva contenere un'essenza, che poi provo a dirla. Però mi serve dire appunto che i tempi e le modalità dell'amministrazione comunale non sono i nostri, chiaro? Cioè qual è la grande differenza? È che a noi ci considerano tempistiche riducenti, perché va bene dai, date sto parere, vabbè, ma comunque fate, no, gli uffici si devono organizzare tutto insieme, le osservazioni, a noi ci mandano un bilancio che neanche è composto dalla giunta politica, poi lei assessore potrà dire anche di no, però non cambia, io lo so come viene, nel senso che è un lavoro a monte, già stabilito tra uffici, tra dipartimenti, uffici, municipio, si mandano le schede, mi serve 200.000, mi riservano 200.000, poi arriva la politica e dice no, mi servono 250 perché ho questo problema in più, è ok, però voglio dire lo schema del bilancio viene fatto in modo asettico dalla parte amministrativa, cioè è un passaggio dovuto, la politica poi fa il, diciamo, la richiesta, no? Va a modificare se ci riesce. Però il comune questo lo fa, ovviamente, dice ma vota la delibera. Ho capito, non è che fa una legge, la delibera. La delibera non se nega a nessuno. Quindi voglio dire, anche noi potremmo aver avuto, no, gli strumenti per poter dire vogliamo comunque connotare questo municipio con una delibera, con un parere alla delibera decente, no? Con dei confronti decenti. No, il comune si prende un mese e mese e mezzo, perché a noi c'è da 10 giorni, però si prende un mese e mese e mezzo, le commissioni convocate a IOSA, quella del bilancio sempre aperta, fanno le commissioni di mattina, di pomeriggio, di notte, i consigli di mattina, di pomeriggio, di notte, e noi siamo vincolati a fa mattina, oppure fino a tot, il pomeriggio fino a quello, le commissioni non si possono fare venerdì, è lunedì, è mercoledì perché ci sono i soldi, e questo significa avere una democrazia non corretta, zoppa, come dice qui l'esperienza, ok? Però non so se a voi vi frega di questo, nel senso che se non capiamo a monte come nasce, come siamo condizionati a lavorare, non potremo mai programmare, perché è bella la parola programmare, ma se non condizioni non programmi, se non hai le basi di partenza, quelle basi che sono fondamentali per poter comunque proiettarsi, non lo puoi fare, devi sempre rincorrere, anche nella programmazione positiva, devi rincorrere il sistema. Quindi subiamo delle interferenze centrali e non riusciamo ad intercedere in modo preciso e fermo, ma dobbiamo utilizzare delle modalità diverse, no? Osservazioni, ordini del giorno, che poi dice qualcuno, ha detto perché Fratelli d'Italia quest'anno non ha fatto gli ordini del giorno? Perché poi dopo diventano meri strumenti, capito, di richiesta, che ne so, specifica, come se qualcuno debba sul territorio, no, coprirsi oppure scusarsi di qualcosa che non ha chiesto, che invece è dovuto dall'istituzione poterlo fare. Allora, voglio dire, ho fatti pure io l'anno scorso, abbiamo fatti anche noi, però quest'anno forse mi sono ravveduto, ho detto, dico, ma consigliere Carlone, che facciamo? Li vogliamo fare? No, perché dovrebbe essere un qualcosa che va inserito, diciamo, nel percorso, no?
tener conto. Oppure, se succede, non c'ho bisogno di dirlo in bilancio. Se c'ho un problema, lo devo sottoporre alla commissione, alla giunta, al presidente, all'assessore competente durante quando mi si verifica. Bene, ma questo forse mi sto invecchiando, quindi probabilmente perdo smalto di una percezione politica. Ci siamo accorti di una necessità. Ci siamo accorti di una necessità, appunto, di diciamo di valutare e di verificare questo bilancio. L'abbiamo in commissione, c'era anche appunto la consigliera Biondo che prima è intervenuto, devo dire che è stata partecipe, è stata diciamo presente, ha dato anche delle valutazioni, abbiamo valutato, sezionato, studiato questo bilancio nei numeri, come si diceva prima, però sempre legati al tempo che era quello, no, che dovevamo chiudere i battenti prima possibile. E abbiamo visto che ci siamo accorti della necessità di questo, che il centro, quindi il comune, verso la periferia non ha tenuto conto di alcune necessità e che noi prontamente abbiamo, no, raggruppato. E questa roba, io mo non so, non ve scandalizzate se sbaglio un numero, però non è quello. Però mi dicono tra i 9, no, fatti tra i 9 e i 10 milioni in più che chiediamo. Su un bilancio 12, su un bilancio di 27, non è che su un bilancio di 152, per cui dici, sai, 10 milioni è il 10%, non so, chiediamo, ma questo non è che ci deve fare indietreggiare, per l'amor di Dio. Cioè, se dobbiamo cambiare i modus, se dobbiamo cambiare la modalità di intervento, di lavorare, non dobbiamo neanche vergognarci di chiedere altri 27 milioni se servono. Però poi qualcuno per esperienza dice, vabbè, ma questi non te danno neanche, no? Cioè, se non ci stanno i soldi, come dicono a Roma, che devi fare? Però parliamo, rimaniamo sempre con il meccanismo, diciamo, di impostazione. E allora, questo municipio, io devo dire però, a differenza di Roma, che sono pure tanti 29 consiglieri del Movimento 5 Stelle nel Consiglio Comunale, già sono tanti 15, 29 sono tanti, e qualcuno sfugge, qualcuno non studia, qualcuno non... succede nei gruppi da 5, da 6, da 4, no? Pensate nei gruppi da 29. Ora, non voglio farvi un complimento a voi, perché non so io che vedo far complimento a voi, siete 15, siete di meno, però date quella parvenza di avere un DNA diverso. Non so se sarà un vantaggio per voi o uno svantaggio fra 2 anni e mezzo, quando si voterà per il Comune di Roma e per i municipi, però devo dire che avete un DNA diverso, perché faccio un esempio su tutti, ma recentissimo, anzi di ieri in Consiglio Comunale, che rispetto al termine Anagnina, quindi allo spostamento della struttura, dei pullman di trasporto che stanno su Tiburtina e che volevano con una giunta capitolina spostare all'Anagnina, oltre ad aver avuto comunque una forte reazione territoriale, devo dire che la Presidente Lozzi, insieme alla sua giunta, non so con chi era presente, è partita, è andata in commissione e ha comunque preso una posizione per il territorio. E devo dire che ieri Fratelli d'Italia, quindi lo sapete, non dico niente, ha presentato una mozione che è stata votata all'unanimità. Allora significa che se qualcuno vuole bene al posto dove abita, dove vive, allora c'è convergenza, non si guardano i colori. E quindi di questo me ne rallegro, perché la politica allora significa che è al servizio, è la dimostrazione che è al servizio e non è solo mera soddisfazione personale, ma è al servizio del territorio, del meccanismo, di chi ne deve usufruire, di chi si rappresenta. E quindi voi avete un DNA, avete avuto il coraggio. Poi pensavo pure che questo coraggio fosse amplificato, però ho pensato un attimo, sono andato un po' oltre, mi scuso se ho pensato che anche oggi
si potesse entrare nella storia. Nella storia di dire, va bene, il bilancio io non me lo inghiotto a prescindere. Ma appena attimo ci ho pensato, poi vabbè, no, ma capisco, perché poi vale lo strumento che dice, noi non facciamo la lotta qui, la facciamo lì. E vabbè, hanno fatta tutti lì, perché la dovete fare pure voi. Bene, si va poi dai vari assessori, si va dalla sindaca o dal sindaco femmina e gli si dice, guarda, non ci servono questi soldi, ok? Però il DNA, insomma, no, dava questa positività. E in ogni caso, no, l'abbiamo visto anche sui bandi. L'abbiamo visto, questa positiva, questo DNA, l'abbiamo visto cercando di rompere quel meccanismo che per anni in questo municipio, quando la consigliera Tripudi dice no e si rivolge, giustamente ha detto le cose giuste consigliera, ma che c'entrano quei consiglieri là che sono giovani? 20 anni fa, 15 anni fa, 10 anni fa, che ne sanno? Di chi governava la Fantino all'ex nono o a Medici all'ex decimo o c'erano gli assessori che non hanno fatto niente per commercio? Sono giovani, il problema è che loro non dovrebbero difendere a spada tratta certe cose passate, ok, che hanno comunque rovinato, no, la politica territoriale del loro partito, ma per noi va bene perché meno prendono loro, forse più prendiamo noi. Però non è un discorso personale, non lo sanno. E quando il consigliere capogruppo dice andate a vedere dietro, certo, se va a vedere dietro oggi voi siete dei fenomeni rispetto a quello che è stato, però manca il cuore, e lo diremo, manca il cuore in questa, in questo bilancio. Però non è una colpa di chi, certo, bisogna studiare un po' di più, bisogna, cioè nel dire alcune cose bisogna essere, no, studiare, per amor di Dio, io studio poco, però se capisco io capiscono tutti, però nel meccanismo c'è da fare confronto, certo, c'è da fare confronto. Allora, nei bandi si è rotto un muro, io da lì ho capito che c'erano delle possibilità e quindi Fratelli d'Italia ha cercato di dare il contributo, anche per il bando delle palestre, che poi, lo dico oggi, non l'ho detto mai prima, ma il prolungamento è una fase amministrativa prevista, poi qualcuno giustamente la può chiamare anche proroga, però il prolungamento è carino, che l'amministrazione dà il prolungamento, ma quello che è servito, quindi si chiama prolungamento, certo, ma quello che è servito però è rompere il muro, cioè nel prossimo bando saremo sicuri, sempre se qui arriveranno, dico solo un numero per tutti, 1.200.000 euro per la ristrutturazione e messa in sicurezza delle palestre, di dire di aver vinto, perché il prossimo bando non c'è più bisogno, non ci sarà più bisogno di dire aspetta, fammi valutare, non sono idonei, dobbiamo fare degli interventi, significa aver nel tempo azzerato sto problema, una volta per tutte. Però ancora non ce l'abbiamo e quindi stiamo a fatica. Però rompere già questo meccanismo per noi di Fratelli d'Italia è stato positivo. Come è stato positivo ovviamente anche sulla Tuscolana, un esempio di intervenire, no? Di cercare di omogeneizzare, di regolamentare, insomma, quella sorta di casba che c'era negli ultimi anni, forte, di ambulanti autorizzati e non, e di quelli abusivi. E Fratelli d'Italia ha votato questo metodo di spostare. Certo, poi avete aggiunto una ciclabile, non lo so adesso quello che succederà, nel senso non so se il risultato della ciclabile vi tornerà a favore, perché già si comincia a dire sul territorio che si perdono parcheggi, non ci sarà più la doppia fila, quindi i commercianti, ah, non si può dire doppia fila? No, dico, non è prevista la doppia fila. Ah, vabbè, però i commercianti giustamente dicono, una volta ci avevano con la copertura e quindi non sapevano, no, tu passavi il negozio, dove sta, non lo trovo più. Adesso che si vede tutto, dice sì, però la doppia fila. Dovete sapere che l'erba del vicino è sempre più verde, per cui ci sarà anche questo marasma e noi staremo a capire, pure l'Italia sarà critica dove serve e dove non serve. Però è cambiato il metodo, 20 anni per spostare sta roba, 20 anni, non si è mai fatta. Vi ho preso pure in giro, dico la verità,
Ho detto, ma non sarete capaci neanche voi. E invece effettivamente è stato. Villa Lazzaroni è un altro elemento, per dire il modus, no? Non ho preso un po' a caso, per dire il modus, sì sì, aspettiamo i soldi, 600, 800, famo, dimo, menamo, lettere e testamento, poi alla fine però non si apriva mai. Oggi non è aperta, però c'è la possibilità che forse verrà aperta. Aspettiamo, ma è già per quanto mi riguarda, per quanto ci riguarda, una positività, cioè un elemento diverso a quello che era prima, a come si verificava l'approccio. Quindi Fratelli d'Italia ha dato la sua disponibilità, è normale che voi andate veloci, voi andate di corsa, ho notato questo. Quindi non possiamo, cioè o uno fa una grande fatica a superarvi, ma bisogna essere allenati, oppure uno deve venire dietro dove c'è la possibilità di convergere. E Fratelli d'Italia su alcuni argomenti l'ha fatto, su altri no, e non ha problemi. Cioè sul fatto di comunque il bando degli impianti sportivi municipali ci siamo messi a disposizione, il piano delle aree di interventi culturali e sportivi con le delibere ci siamo messi a disposizione, nelle commissioni parlo, nei lavori, teatro di Villa Lazzaroni ci siamo messi a disposizione, verifica dei controlli per le condizioni dei centri sociali anziani abbiamo fatto una verifica e ci siamo messi a disposizione, su alcuni argomenti, rotazioni aree mercatali ci siamo messi a disposizione. Cioè abbiamo comunque provato a dare il contributo, però questo non basta, ce lo possiamo dire tra di noi, perché poi noi siamo piccoli, è l'amministrazione comunale che poi detta le regole e i tempi. In Assemblea Capitolina non c'è facilmente una linea di questo tipo, quindi quello che io ho verificato e quindi ha permesso che un gruppo politico fosse propositivo quando serviva, non è la stessa cosa che si vede e si nota a livello comunale, perché non c'è questa linea, non c'è questo modo di essere tra i 29, siete tanti, ma non potete levare qualcuno, no? Fatene 15, 12, 16, vabbè, no. Ok, per cui c'è questa grande differenza e ovviamente vengono messi in evidenza nel bilancio, no? Le osservazioni, gli ordini del giorno che abbiamo presentato. Però io penso che in questo municipio ci sia un'area diversa, lo spero, potrebbe essere, come ho detto prima, una giornata storica se accadesse qualcosa di diverso, se ci fosse un voto diverso. Le osservazioni hanno un loro valore, no? Però poi a seconda del voto finale, cioè vengono recepite, ma poi bisogna sempre capire che ne fine faranno quando andranno in Campidoglio. Roma ovviamente è nel caos. Ora voi, gli parte il telefono al mio collega, perché comunque è arrivata qualche cosa per me. Arrivano dei messaggi, noi siamo collegati con il gruppo politico romano e ci danno dei messaggi in diretta. E Roma è nel caos, ragazzi, consiglieri, non giochiamo. Ora, se questo possa essere stato un elemento di differenziazione per quanto riguarda questo municipio, ma Roma sta nel caos, ma Roma sta nel caos da 20 anni e sta nel caos anche con la sindaca Raggi, cioè non è che abbiamo da, pure voi avete le vostre grosse difficoltà nel proporvi, nel rapportarvi, è ovvio. C'ho tempo, devo fare la seconda parte politica. E, sì, dico la seconda parte politica. E quindi voglio dire, però poi la battuta più grossa che la Raggi ha fatto, o forse non era lei, ma è simpatica, ha detto, io ve l'ho detto, no? Se vinco io governeranno i romani, ma se i romani non fanno nulla io che colpa ce n'ho? Io l'ho detto che devono governare i romani, ma gliel'ho detto, no, la faccio questo a favore, diciamo, di un'area politica, perché Rai 3, no, a Dandini, insomma, merita questo passaggio, però no, è per dire che comunque, no, il ragionamento dice, ma io
Ho detto che devono governare i romani, se i romani poi si lamentano e non vogliono governare, gli ho lasciato pure tempo. Gli ho lasciato pure tempo. E poi l'altra battuta che vi fa capire tutto, fatta in modo diciamo ovviamente scherzoso, è quella che dice: ma per essere sindaco abbiamo preso il 67%, no? Il sindaco è stato eletto con il 67% dei voti, però poteva capitare a chiunque, chiaro? Quindi come per dire, o io un altro comunque avrebbe preso il 67% dei voti, è un meccanismo. Ma faccio queste battute perché è per dire che non è la persona, è comunque un modo che nella capitale di Roma, che è difficile, anche voi vi siete impantanati. Dice: ma che c'entriamo noi siamo del settimo? Ho capito, però mo, le cose positive uno ve le può dire, ma le cose negative le dovete sentire. E quindi Roma sta disastrata, non so come riuscirà, ma lo dico pure che fra 2 anni e mezzo, quando si voterà per Roma e municipi, mi dispiace, dico la verità, che voi verrete trascinati, no, dalla capitale come voto d'opinione totale, perché qualcosa avete fatto rispetto a un meccanismo, però sarete trascinati, perché comunque questa è la sensazione sulla governabilità di Roma. Allora, per concludere, che cosa manca a questo bilancio? Manca il cuore. Ve l'avete già scordati? Che vuol dire manca il cuore? Allora, se questo municipio, mo dico una cosa che fa piacere alla nuova collega della Lega, no? Il federalismo fiscale, eh? Adesso, perché dopo interverrà, gli do questa assist, perché è nuova, Lega nuova, e vi interverrà. Perché? Perché questo municipio fornisce all'amministrazione comunale begli oneri, belle tasse, bei tributi, no? Belle entrate, vabbè, chiamiamole come, so belle. Però poi quando chiediamo 10 milioni in proporzione non so niente, chiaro? In proporzione non sono nulla 10 milioni in base a quello che dai, in base a quello che contribuisci. Per cui questo va pure bene. E allora perché l'amministrazione comunale, il sindaco, la giunta non ha preso in considerazione il decentramento municipale? Perché da questo bilancio, a tutto quello che volete dire, a tutto quello che volete dire, me lo sono lasciato per ultimo ovviamente, a tutto quello che volete dire, alle osservazioni fatte, agli interventi dei consiglieri, dei colleghi, agli ordini del giorno, alle osservazioni, non c'è niente che va nella direzione del decentramento municipale. Non si legge e io non ci capisco nulla. Non c'è sta una visione di dove andare, perché è dal bilancio che si capisce se tu mi dai la possibilità di essere il municipio pilota che questo municipio aveva chiesto, se non ricordo male. Aveva chiesto con degli atti o delle delibere di farsi promotore, siamo pronti. E dove sta che siamo pronti? Gli dobbiamo chiedere 10 milioni in più. Dove sta? Vi dovreste incazzare solo per questo. Il resto è tutta fuffa. Andate lì, sì, non te boccio perché mi stai simpatico. Come era quello appena entrava in classe? Tu che fai il professore? Dice: no, te boccio perché? Te boccio. Appena l'ho visto, mo te promuovo perché te devo promuovere. Però è questo che manca, la visione d'insieme. E io mi preoccuperei di questo, perché non riusciremo mai a scavallare. E siccome dopo 2 anni e mezzo, non l'ho detto l'altro anno l'ho fatto con un ordine del giorno, ok, questo argomento, stanno non lo faccio con l'ordine del giorno, stanno lo faccio con una discussione politica, con un intervento politico, perché dopo 2 anni e mezzo mi aspettavo perlomeno di vedere qualcosa che andasse in quella direzione. Poi sicuramente non me ne fregherà di meno, però io l'ho detto e io mi sento di aver fatto il mio ruolo, di aver utilizzato questa mezz'ora anche a discapito di chi non mi vuole sentire, ok, che comunque ho utilizzato questo tempo per dire qualcosa che comunque deve essere fatto e che abbiamo comunque giocato fiumi di parole anche noi,
e pensavamo che questo fosse possibile. È lì che vi dovete arrabbiare, è lì che dovete fare lo scatto. Anche perché poi dopo, no? La situazione è del fatto che le osservazioni sono troppe, i 10 milioni sono tanti e non ve li danno, e bisogna prendere due o tre cose, ma è vecchia come il mondo sta roba. Allora perché avete un modo di essere diverso rispetto al vostro comune, no? Di essere più oggettivi, ok? Non di essere, di fare una soggettività a prescindere. E però poi dopo dovete insistere su questo, e nessuno di voi ha detto sta roba. Io me l'aspettavo che qualcuno potesse dirlo. Vabbè, io l'ho detto. Se questa cosa poi nelle dichiarazioni di voto è stata percepita, nell'intervento dell'assessore, non so se poi, immagino che lei interverrà, possa essere stata d'aiuto, questo lo prendiamo in considerazione. Quindi chiudo ormai dicendo che i tempi non sono, abbiamo sempre che i tempi non sono comunque adeguati, e a volte avete modo di bypassare le commissioni come notizie, non lo vedo come una cattiveria che fate, è proprio una mancanza, a volte una dimenticanza di dire in commissione quello che viene fatto. Per esempio elenco delle strade, no? Si fanno le strade, però poi in commissione non si viene detto che quali strade si fanno, no? Anche perché noi, ma un esempio, presidente di commissione, mi guarda strano, lei è pure alto, grosso. E, no, è per dire, no? Anche noi possiamo dare un contributo, ci si fa via Marcellina. Stiamo in giro e uno dice, ma sai, no, si fa via Marcellina, capito? Cioè anche noi la diciamo, non è che ci vergogniamo a dare il nostro contributo. Per dire, no? Il fatto anche dell'intervento della via Flavio Silicone è una cosa che non è passata in commissione. Va bene, ok? Va bene. Ok? Vogliamo dire va bene? Qualcuno qua mi dice vabbè, ma non è proprio va bene. Giusto, non va bene. Perché comunque sia, vorremmo anche noi dare il nostro. Ma io immagino che sia una dimenticanza. Che non sia cattiveria politica, voglio essere positivo, lo sono stato, quindi perché adesso no? E per quello insomma che mi fido pochissimo di questo comune, ho dato e abbiamo dato, come si dice, una buona percentuale di fiducia, la diamo quando serve, quando siamo, non è consigliere Principato che noi dobbiamo venire per forza dietro a quello che voi suggerite, noi veniamo, nel senso che dice collaborate, no? Collaboriamo quando ci troviamo d'accordo, se non ci troviamo d'accordo non potremo collaborare, però noi abbiamo dato, ok, la disponibilità, partiamo aperti, poi dove ci troviamo possiamo chiudere, non viceversa, modificare eccetera, ma no, non partiamo prevenuti, questo penso l'avete capito e mi siete conti, però non ci fidiamo del comune, di questo municipio ancora, no? Cerchiamo di essere parte integrante per cercare di modificare cose sostanziali, modus operandi, grazie, però grazie. Per il comune non... Tempo scaduto, quindi mi auguro che dall'altra parte della barricata possa sentire, prima che finisca questo consiglio, un qualcosa inerente al cuore, se c'è la volontà di toccare il cuore del bilancio e di questo municipio. Ci sono altri interventi? No, non ci sono altri interventi? Allora, se non ci sono altri interventi, possiamo andare, iniziare, no, alla fine, dopo gli ordini del giorno.